Amici di Metal.it, fratelli di Metal, siete ancora qui? Siamo ancora qui. Qui, no, quarto appuntamento di questa settimana con le dirette di Metal.it. Questo appuntamento che sta accompagnandovi in questi giorni in cui il sistema, la gente ci vorrebbe davanti alla TV, invece famo un bel gesto dell'ombrello perché noi stiamo qui a parlare della nostra musica preferita, delle nostre cose preferite che ovviamente non contemplano quello che vorrebbero. Eccoci qua. Allora, speriamo che il flusso, lo streaming sia partito. Dopo prima serata su YouTube, seconda serata su Twitch, terza serata su Instagram, quarta e penultima serata siamo su Facebook. Vedo che il flusso è partito. Ok, bene così, alla grande. Già ringrazio tutti quelli che sono collegati. Grande maglia stasera, dice Gabriele, assolutamente sì, del Metal Conquest Chevalier, grandissima serata prima che la pandemia di lì a 2 settimane portasse via tutto. Ovviamente, anche stasera, come le altre sere, non sono da solo, vado subito a presentarvi gli ospiti, i miei compagni di avventura di questa sera. E stasera non siamo due, addirittura siamo in tre, siete felici? Stasera, serata proprio progressiva in tutti i sensi. Diamo il benvenuto a Sbranf, al nostro Pippo Marino, e a Ciao Gabriele Gab ragazzi. Ciao. Marangoni. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao capo, ciao. Amici della gloria. Eccoci qua. Siamo già un bel po', mi fa molto piacere. Un saluto a Esteban, un saluto a Carlo e tutti quelli che ci stanno seguendo sulla nostra pagina Facebook. È tanto che non facciamo una diretta su Facebook, magari dovremmo farlo un po' più spesso, visto che il grande Mark, sempre sia lodato, ci ha sbloccato da i ripetuti blocchi, censure e balle della pagina. Molto molto bene, ci fa grande piacere, ci fa anche piacere salutare i nostri. A quanto siamo arrivati di follower? 12.000, 13.000, qualcosa del genere? Piano piano, ce la famo. Ok, allora anche a Steve buona serata, ci fa veramente piacere. Allora, momento delle confessioni, perché io sono quello retrogrado integralista che ce l'ho sempre con tutti, ah, lo schifo. Ma voi siete molto più open minded. Avete visto Sanremo qualcosa? Chi comincia? In ordine Ah, ma no, alfabetico. io stavo già andando via, cioè ho salutato e basta, per me si chiudeva qua la Ah, serata, ci quindi bisogna andare avanti. Quindi. No, ho visto sinceramente poco, quindi anche perché con la piccola, qua si va avanti a cartoni la sera e gli orari sono quello che sono, quindi no, non posso esprimermi, ecco. molto bene. Io Pippo, tu lo so che hai qualcosa da confessare. zero totale, proprio ho un minutaggio pari a 0 secondi, zero. Quanta gloria, quanta gloria. Che Lo so, lo so. risposte che mi riempiono di orgoglio, diciamo così. Bene, bene, mi fa Però piacere. Io me lo sono letto in continuazione, scrollando Facebook o qualsiasi altro social, perché sì, so se ne tutto. parla, comunque se ne parla tanto, ma inevitabilmente, insomma, quindi Quello. è così. Però attenzione, devo fare una rivelazione. Non posso Vai. dire come Pippo che ho visto 0 minuti, perché attraversando il corridoio, incrociando la camera di mia mamma, che ha più di 80 anni, sta guardando Sanremo, ma diciamo che alla Fa sua bene. età, e se uno ha 15 anni, non mi piace, ma lo posso capire, perché ci sta, tutto quello che c'è in mezzo, no? E si stavano esibendo. Io ho chiesto scusa, chi sono questi due cani che latrano? E mi ha detto uno che si chiama San Giovanni e uno barra una che si chiama Ariete. Vi giuro che il mio vicino di casa, Afono, qui canta meglio di quei due scappati di casa. Poi sono andato via e sono venuto qui, sono chiuso in camera per questa diretta. Prima di andare avanti, qualche altro saluto, siamo già veramente tanti, mi fa molto piacere. Damiano, ciao Glorioso. Ah, ma qui siamo su StreamYard, posso mettere i commenti alla grande. Ciao Gloriosi, Francesco Guidarini, qua non si può dire, no, ieri sera abbiamo parlato del Conte, un po' qualcosina, l'abbiamo nominato qua non si può fare perché sennò Facebook si arrabbia. No, no, qua Pizzieria. niente. Qua no, perché sennò. Qua no, ci hanno da sbloccato da poco, sennò macello. Sto sudando, cioè ho paura di dire qualsiasi cosa. No, no. Solo quello non si può dire, poi tutto il resto vai tranquillo. Va Il bene. nostro Cori, buonasera. Carlo Scattini, che evidentemente ha visto, dopo magari ne parliamo, la video recensione sugli Inflames. Grazie, comunque l'ultimo di Inflames è ancora una ciofeca, a parte il secondo brano che è bello.
Zero totale, non ho TV, ecco, la domanda è estesa a tutti, per carità. Riccardo Arena, grande Riccardo, che ci segue ovunque, si è fatto gli account da tutte le parti per starci dietro. Io solo il giorno dopo, la distruzione delle rose. Ah, ok, ho letto anche lì qualcosa, ovviamente. Mauro Spadoni, grandi, ciao, grazie, ciao a voi. Raffaele, ciao, grazie. Io sono rimasto basito da Tom Morello a Sanremo con i Maneskin. Ok, ho letto anche lì qualcosa. Ovvero come buttare nel cesso 30 anni di una carriera gloriosa, io non mi esprimo. Mimì Metallurgico, le zinne, vabbè, i bottoni di quella lì. Andrea, vabbè, ciao, grazie, ciao Sbranf, ciao a tutti, ciao Andrea, grande, grazie Andrea. Ancora a te. Dani ancora, Andrea Sorba e grande Paolo Campitelli, anche lui che ci segue grande qua e là in giro per il web. E il nostro Ettore, ovviamente, quanta bella gente stasera, alla faccia di Amadeus. E soprattutto Ettore, ho visto il tuo post in cui dicevi che ti dedicavi all'ascolto di Frozen Crown, del nuovo album Call of the North. Facciamo un po' di spam ai gruppi italiani, che se fa sempre bene. Abbiamo parlato pure di Nano War of Steel un paio di giorni fa, proprio, e ieri di Frozen Crown. Con me. E va bene, eh sì, infatti. E va bene così, alla grande. Io partirei subito a bomba stasera. Mi dispiace, Gabriele, ti tocca, anche se cominci a fare una faccia brutta, perché qua c'ho un pacchettino tipo unboxing, diciamo così. Adesso io non c'ho forbici, quindi andrò in maniera molto zozza. Che disco ci sarà qua dentro? Faccio pure la finta. Che bello, non lo so, oh, vedremo. Una maglietta, invece no. Ta-da! C'è un... aspetta che mi metto grande, un secondo, come si fa? Così, no? Così, ecco. Guardate un po', c'ho un libretto, che qua c'è, che c'è scritto? Gabriele Marangoni, wow, fantastico! Rock Keyboard Revolution, breve storia del tastierismo rock, della sua evoluzione e dei suoi protagonisti in Italia e all'estero. Pubblicato da Arcana Edizioni, facciamo anche un po' di pubblicità all'editore, 16 euro, eccolo qua, tac, eccoci qua. Allora, iniziamo da questo bel unboxing, aspetta che mi rimetto a pari di voi, eccoci qua, perfetto. La prima domanda, visto che io ho saputo tutto a cose fatte, cioè tu a un certo punto mi hai detto, mi dai l'indirizzo che ti devo mandare una cosa, era questo. Come ti è venuto in mente nel 2022 di scrivere un libro a tema, perché poi ce lo dirai, però perché hai scritto ciò? Bah, allora, intanto grazie, insomma, per questo incredibile caso di omonimia, perché Gabriele Marangoni in realtà è un altro, ma mi vendo per lui, mi spaccio per lui. No, seriamente, perché? Ci sono varie risposte, allora, più o meno serie. Posso dirti che volevo affrontare il caro bollette, ho pensato che un libro sui tastieristi fosse una buona idea. Posso dirti che volevo indispettire i chitarristi, anche questa è un pezzo di verità, ma di fatto è un libro che avevo in mente da un po' di tempo, sinceramente, e che non ho trovato in commercio, ed è un libro che mi sarebbe piaciuto leggere da lettore, per cui, non trovando niente di simile sul mercato, neanche a livello, diciamo così, internazionale, quel poco che si trovava, che ho trovato, è finito in bibliografia ed è stato in parte una fonte per questo libro, ho provato a buttarmi in questa avventura. Io ne avevo parlato con alcune persone quando ho cominciato a lavorarci qualche anno fa, che mi hanno un po' incoraggiato. Uno di questi, non lo nascondo, è stato Donato Zoppo dall'inizio sapeva che stavo lavorando a questa cosa, mi ha dato qualche consiglio, mi ha dato qualche suggerimento. La prima scintilla è stata grazie a Metal.it, tra l'altro, perché nel 2016, alla morte di Emerson, io scrissi quel breve articolo commemorativo e lì mi venne l'idea, non trovando fonti adeguate, diciamo così, e basandosi quasi tutto su quel poco che si trovava all'epoca su internet e che avevo a disposizione nella mia piccola biblioteca personale, e quello insomma è stato il primo germoglio. Perché l'hai fatto? Perché con un po' di presunzione dico, penso che servisse, penso che sia comunque nel suo piccolo un libro utile. Basta, questo in sintesi. Ok, ci torniamo subito perché ho un paio di domande. Poi se ce l'ha anche Pippo, ovviamente, a bomba, buttati alla grande. Sì.
Allora, intanto saluto tutti gli altri che si stanno connettendo nel frattempo, veramente un saluto a tutti voi, vai con la marchettona, dice Cori ovviamente, Unboxing Live, Roberto fa una domanda sui Skylark, Roberto Savi che saluto, aspetta, ecco qua, voilà. Ma che fine avranno fatto gli Skylark? Tutti li perculavano, però i due Evan mi erano molto piaciuti all'epoca, poi ne parliamo ovviamente. Rizzieri, stanno provando l'assolo di basso. Grazie, Sosa. L'assolone di Bassone, che emozione, di Another Life, vero? Another Life, l'assolo, era il titolo del thread sul forum che fece il record di ascolti assoluti. Mi sono appena finito di rivedere la vostra diretta di ieri sera, grazie, a tal proposito stanotte provo a scaricare quelle di Instagram e di buttarle sul tubo. Di ieri sera già ripartiamo con 2 ore di metal, che storia, se è l'effetto Sanremo tocca ringraziare Amadeus, grazie a te veramente Rizzieri che ci segui sempre. C'è una domanda Miki, per te, poi ci saranno quelle mie di Pippo se vorrà. Quanto ci hai messo a scrivere il tutto, tra raccogliere cose, materiale e buttare giù tutto? Sempre per me, scusa, non ho capito. Sempre rispetto al libro? Sì, sì. Allora, sì. La raccolta del materiale, delle fonti, ti dico 1 anno e mezzo, perché ho cominciato a raccattare tutto intorno al 2019 e ho continuato a recuperare materiale aggiungendolo a quello che già avevo intorno alla metà del 2021. Diciamo che tutto il periodo Covid alla fine è stato un grande momento di ricerca di materiali su cui lavorare. La stesura vera e propria ho cominciato a scrivere alla fine del 2020, mentre andavo avanti con la ricerca, vado a memoria. Sì, perché era Natale, mi ero appena trasferito, quindi fine del 2020, è andato in stampa a settembre del 2022, quindi fino a luglio 2022 ho continuato a scrivere, fino all'ultima data che mi ha dato Arcana per consegnare il lavoro definitivo, ecco. Ok. Dice Esteban, beh, le tastiere hanno fatto una parte integrante nella storia della musica rock, dal rock psichedelico fino al metal, sì, anche nel death metal e anche di più, praticamente in ogni campo possono essere usate, quindi magari poi ti chiederò qual è la strada che hai seguito per scrivere appunto questo libro, se c'è un ordine cronologico, se c'è una cosa a scompartimenti, un ordine in maniera diversa, insomma adesso ce lo dirai. Tra l'altro stasera, adesso ti do subito la voce, stavo per dire che stasera mi piacerebbe, se Pippo è d'accordo, parlare un po' in generale anche di stampa, carta stampata, perché insomma, abbiamo accennato su Twitch 2 giorni fa, Pippo scrive su Rockhard da qualche mese, più o meno, all'incirca, e quindi ho anche delle curiosità in merito assolutamente a Rockhard, e so che Gab, fra l'altro, è un appassionato lettore di Rockhard, lo compra sempre, quindi... Leggo volentieri, molto. Tu sei proprio un lettore in generale, di appassionato di... Sì, tutto, mi piace leggere, confesso, sì, mi piace leggere. Perfetto. Vai Pippo, che vedo che stavi per dire qualcosa. Sì, sì, la domanda per Gab era: chi è il primo tastierista che hai trattato e chi è l'ultimo? Cioè, che periodo storico sei riuscito a coprire? Allora, il primo, come primo, diciamo che si comincia da Scott Joplin, nel senso che si parte dal Ragtime, nel senso... che tutti quei, diciamo così, quello stile che poi è un po' una costante nel tastierismo rock dalle origini a oggi, parte un po' da quell'ibrido a cavallo tra XIX e XX secolo che è il Ragtime, dove il ritmo sincopato si unisce al virtuosismo e crea quella strana alchimia che diventa un qualcosa di fondamentale per tutti i tastieristi venuti dopo. Gli ultimi tastieristi di cui parlo sono, mi pare, Gleb Kolyadin, che comunque a livello pianistico è uno degli astri nascenti, diciamo,
e in maniera totalmente opposta, dove al virtuosismo si alterna di fatto quella che è l'atmosfera al suo massimo, c'è Anna von Haswolf, che è un'altra polistrumentista che è diventata famosa negli anni per i suoi concerti nelle cattedrali con gli organi più celebri e più celebrati e la band rock di supporto. Quindi diciamo che tra le critiche che ho sentito sul libro, anche condivisibili, c'è l'aspetto del contemporaneo, nel senso che io la vedo un po' alla vecchia, cioè definire qualcosa di fondamentale o comunque di importante a livello storico serve un tempo tecnico, diciamo così, di gestione di quella specifica proposta musicale. Provo a banalizzare, dato che sono tra amici che si intendono di musica metal. Io non sono così sicuro che quando è uscito Images and Words, piuttosto che Scenes from a Memory, piuttosto che scegliete voi il disco che più vi rappresenta, fossero tutti perfettamente consapevoli che quello fosse un momento wow della storia della musica. Ci sono voluti comunque quel periodo di digestione, quel periodo di comprensione dell'opera per poter dire anni dopo che era qualcosa di fondamentale. Ecco, io penso lo stesso della musica e dell'arte contemporanea, del motivo per cui oltre a una manciata di nomi non sono andato giù pesante in maniera così approfondita come fino agli anni 90, per intenderci. Ecco, questo è un po' l'approccio okay. Che ci sta alla base. Ok. Mi è venuta in mente una cosa, adesso te la chiedo, prima vado a leggere due cose. Roberto dice: all'inizio le tastiere erano molto osteggiate dai metal fans, prima di essere accettate, ogni volta che senza parliamo dubbio. Di dischi, ogni volta che parliamo di dischi come Somewhere in Time e Turbo, esce fuori la tiritera, all'epoca furono accettati male. Ma dipende dal genere però, perché se pensi ai Deep Purple senza tastiere, hai praticamente cancellato il DNA del gruppo. Dipende dalla collocazione stilistica del gruppo di cui stai parlando. In alcuni gruppi le tastiere sono imprescindibili, in altri gruppi sono evitabilissimi. Ti faccio l'esempio dei Camelot, che mi viene in mente al volo. Tante volte hanno rischiato di farsi rovinare i dischi dalle tastiere, soprattutto gli ultimi dischi, dalle tastiere messe a sproposito, diciamo, ecco. Però in alcuni contesti invece le tastiere sono fondamentali, anche in tanti gruppi come i Dream Theater, per esempio, non potrebbero esistere senza le tastiere. Sì, io nel libro ho dedicato un momento particolare, un po' per deformazione personale, per professionale, un po' per necessità a quelle che sono le tastiere nel metal, nell'hard rock, ma soprattutto nel metal, perché comunque, bene o male, tanti gruppi metal, anche di generi molto distanti tra di loro, hanno ospitato dei tastieristi. Il caso più emblematico che mi aveva suggerito Follero, Daniele, era quello dei Nocturnus, ad esempio, band death metal famosa per avere un tastierista di ruolo al loro interno, un tastierista che suona. O il caso dei Type O Negative, cioè anche i Type O Negative, che sono una band heavy, non riesco a immaginarmeli senza un tastierista di ruolo. Come momento topico io ho individuato, ma per un'idea mia, oltre ai soliti Van Halen di Jump o Europe di The Final Countdown, Seven Son of a Seven Son dei Maiden come album che ha, a mio avviso, sdoganato veramente le tastiere nel heavy metal. Detto questo, sì, cioè prendi gli Steppenwolf, prendi i Deep Purple, prendi i Vanilla Fudge, sono tutte realtà in cui già le tastiere avevano un ruolo veramente fondamentale nell'economia del gruppo all'interno in cui suonavano, quindi sono assolutamente d'accordo con Pippo da questo punto di vista. Ok,
Tra l'altro c'è Carlo che dice, parlando di tastieristi, da ragazzino, ma io anche adesso ho ascoltato molti lavori di Giustina e Donnelly. Cioè i lavori degli Angel, i primi lavori degli Angel di Greg Giuffria tastieristicamente sono impressionanti, per cui sposo assolutamente anche quest'ultimo commento. Ok, c'è Cori che ti chiede il tastierista di cui hai scritto più volentieri, perché al contrario quello che hai trattato con meno trasporto, cioè alla fine mi sembra di quasi ti chiede qual è che ti fa impazzire a livello emotivo e quale meno. Allora, io sono cresciuto ascoltando Emerson, quindi comunque per me rimane un pilastro della mia formazione musicale da centinaia di punti di vista, che non sto neanche qui a elencare. E quello di cui ho scritto con meno trasporto, ci devo pensare, perché comunque ci sono figure che all'inizio mi lasciavano, diciamo così, indifferente, che poi approfondendo invece ho rivalutato. Direi forse Money Mark, il tastierista dei Beastie Boys, che comunque è stato anche lui un pilastro da una parte del suo strumento, dall'altra un interprete della sua epoca come pochi altri, quindi un tastierista che conoscevo poco, perché i Beastie Boys non è che li abbia mai frequentati tanto durante i miei ascolti, che ho rivalutato e che non pensavo all'inizio di inserire nel libro, così come tanti altri tastieristi degli anni '80 che ho conosciuto scrivendo il libro. Cioè, noi associamo gli anni '80 a Sandy Martin piuttosto che al Joca Jouer, piuttosto che a queste cose qua, quando si pensa ai tastieristi. In realtà ci sono veramente, anche in questo caso, dei protagonisti che hanno detto tanto, che hanno avuto successo e che il mercato ha fatto fuori, come per tante altre realtà, da Thomas Dolby ad Howard Jones a Gary Numan, e chi più ne ha più ne metta, ecco. E tutti molto rock, tra l'altro, senza dimenticare questo aspetto. Allora, mi fa piacere che ci siano tanti interventi e tante domande per te. Adesso arrivo anche alla domanda di Giulia, la faccio breve perché poi il resto tutti con nomi scandinavi che non preferisco non pronunciare per salvaguardare la mia pronuncia. Luca Giacometti dice che Ken Hensley è gigantesco. Sono pressoché certo che Uriah Heep e lui siano trattati nel tuo libro. E Giustino, il bravo Giustino, ti dice buonasera. E David Bryan? Sarò sincero, non so chi sia. Devo ammettere la mia ignoranza. Bon Jovi? Forse il tastierista di Bon Jovi, sì, può essere. Diciamo che... io ho fatto anche questo ragionamento un po' terra-terra nell'affrontare il libro. Leggendo tanto, come hai sottolineato tu, Graz, spesso salta fuori la domanda del ma chi ti ispiri nel tuo modo di suonare? E nel momento in cui quel nome, e il David Bryan mi viene a dire uno di quelli, non compare tra le fonti di ispirazione di un musicista che viene intervistato, non ho neanche pensato sinceramente di inserirlo, perché io personalmente non l'ho considerato fondamentale nel percorso di sviluppo di questo tastierismo. Ripeto, se penso ai tastieristi rock degli anni '80, penso appunto ai vari Giuffria, piuttosto che all'evoluzione degli Styx, dei Kansas, gli Angel di cui abbiamo già parlato. Cioè, penso di più a questo tipo di tastierismo rock, più che di un tastierismo di puro accompagnamento. Jonathan Cain dei Journey, per fare un altro esempio. Cioè, io mi immagino più queste figure come... i tastieristi rock di riferimento di quegli anni, cioè una Don't Stop Believing. Io penso a questi brani come i brani iconici di riferimento che tutti bene o male hanno scopiazzato per poi fare la carriera, diciamo così. Su David Bryan, sì,
è il tastierista dei Bon Jovi e finisce lì per me. Poi pronto a essere smentito. Stavo pensando, Gab, a David Page dei Toto. È tanta che, roba. Che è uno che veramente ha fatto la storia. David Page in coppia con Steve Porcaro. Con Steve Porcaro, che i Toto erano una di quelle band che io affronto nel libro, dove ci sono, perché ci sono anche situazioni dove i tastieristi sono due. E fanno cose completamente diverse. I Toto sono stati tra quelli, sono stati gli Spooky Tooth, i Procolarum negli anni 60-70, per cui i Supertramp, perché comunque l'accoppiata pianista accompagnatore tastierista un po' più solista è comunque una formula che si è vista spesso nel rock e che ha dato Elio le storie tese anche. Elio e le storie tese, io parlo moderatamente di Sergio Conforti e tralascio Clyderman Vigano, di cui non ricordo il vero nome. Gentleman. Ecco. Antonello Aguzzi. Che ha suonato anche lui con il batterista dei Police in un progetto di cui non ricordo il nome, che è un tastierista fantasmagorico anche lui. Il progetto si chiama Gizmodrome e c'è lui. Adrian Belew alla chitarra, Mark King del Level 42 al basso. Lui alle tastiere e Stuart Copeland alla batteria. Esatto. Li ho recensiti per Metal Hit. E infatti ho visto la recensione, avevo il disco e mi sono gustato la tua recensione, ricordo. Sì, ma ripeto, ce ne sono tanti e se ne trovano tanti, ecco. Quindi David Page fa parte di quella categoria di tastieristi che sono soprattutto degli enormi compositori, cioè questa capacità di scrivere canzoni pazzesche facendole suonare da paura. David Page aveva questo talento che solo lui, insomma, ecco, per dire. C'è Damiano che ti chiede a questo punto, faccio questa domanda, poi ti lascio via libera. Chiedo a Gabriele cosa ne pensa di Chris Ingalls, ex dei Shadow Gallery, se lo conosci. Cioè, ogni volta che ascolto Ghost Ship Enchantment per me è sempre un momento wow. Beh, gli Shadow Gallery sono un altro esempio di doppia tastiera, perché Chris Ingalls spesso si alterna con Gary Wehrkamp sulle cose da suonare. Sì, un altro tastierista capace, dotato, come ce ne sono stati tanti, che apprezzo, che non mi sento di definire fondamentale nello sviluppo di questo percorso. Cioè, sono quei nomi come Eric Norlander, ce ne sono un po' che li ascolti, dici wow, bravissimi, fortissimi, però all'interno di un percorso strutturato che appunto parte dal ragtime, arriva all'avanguardia, non mi sento di includerli. Se ci mettiamo a fare l'elenco di quelli bravi che suonano bene, che tecnicamente dotati, diventa un'enciclopedia, che non era l'obiettivo, diciamo, del libro. Se no ti tocca fare altri volumi. Ne riparleremo, esatto. Intanto saluto tutti quei loro che si stanno connettendo in questo momento. Io ringrazio tutti per le domande, comunque, perché non me l'aspettavo. Quindi ce ne sono tante ancora. Vai di po'. Continuando il discorso tastieristi, ne segnalo uno al nostro pubblico sempre molto attento, che sta venendo fuori prepotentemente negli ultimi anni, che si chiama Vikram Shankar. È un ragazzo bravissimo, che al momento suona nei Redemption, perché Silent è entrato nei Redemption, suona nei Silent Skies, che è un progetto con Tom Englund dei Evergrey. Ha suonato live con i Piano Salvation nell'ultimo tour, fa un milione di Lux Terminus, di bellissimo guest. Sì, bravo. Il suo gruppo Lux Terminus è un trio, infatti è tastiere, basso, batteria, senza chitarre, disco pazzesco che mi è stato suggerito sul forum da uno degli utenti. Pensate. Quindi sposo, anche lui è uno delle nuove promesse. Sono assolutamente d'accordo con Sbraff. Veramente forte. Sono d'accordo, sì. La dicevo prima che la domanda venga
inglobata nel mare magnum, tutte, mi fa piacere, come diceva Gabriele, di tutto il feedback che sta arrivando. Giulia ti chiedeva, Giulia ed eccetera eccetera, quali tastieristi metal italiani citi nel tuo libro? Allora, c'è un piccolo box dedicato anche al metal italiano. Diciamo che ho inserito gli indimenticabili, Andrea De Paoli, Emanuele Casali, Oleg Smirnov, cioè questi nomi veramente iconici, e ne ho dimenticati un paio, tra l'altro, e me ne sono accorto dopo. Uno che sarebbe stato giusto nominare, non tanto come tastierista, ma per tutto il resto, che è Alex Staropoli. Staropolone. E mi è dispiaciuto, ma me lo sono proprio fumato, e questo bisogna dirlo. Allo stesso modo, non ho pensato di includere il, che adesso mi sfugge il nome, il tastierista dei Vanadium, che anche lui a suo tempo era comunque uno che suonava e uno che avrebbe meritato un posticino nel libro, e lì sono dimenticanze. Poi a livello trasversale non poteva mancare Claudio Simonetti, cioè Claudio Simonetti è un tastierista che in ambito metal, diciamo, è emerso dal 2000 in poi con il progetto Demonia, dove si è circondato appunto di musicisti metal per rielaborare i brani dei Goblin in chiave un po' più heavy, per cui questo è un altro nome. Di tastieristi italiani si parla tanto nel libro, soprattutto di quelli degli anni 70, perché la nostra scuola progressiva comunque ha fatto, scusate il gioco di parole, ma ha fatto veramente scuola anche a livello internazionale. Ok, fra l'altro proprio ieri sera ascoltavo, casualmente, dopo la diretta Fiume su Instagram, ho ascoltato Game Over dei Vanadium, così, tanto per... Era Zanolini. Zanolini, bravo, Zanolini. Proprio lui. Tessarini, Zanolini, poi c'è Pinone. E lì mi spiace, essermelo dimenticato. Ok, ci sono tante domande, barra considerazioni, c'è il nostro lettore, anche nei Children of Bodom, le tastiere di Wirma hanno un ruolo fondamentale, soprattutto nei primi dischi, e parliamo di aree anche più estreme del prog e del rock. Sì, anche Dimmu Borgir. Sì, sì. I Cradle of Filth. Wirman ha anche un'interessante carriera solista, molto sbilanciata sul metal neoclassico. È un po' un emolo di Johansson, che è forse il tastierista metal di riferimento, e lo è stato un po' per tutti, dai dischi con Malmsteen e Dio in avanti, però assolutamente anche le sue sonorità nei Children of Bodom, ne ho parlato nel libro, così come ho parlato di Dimmu Borgir, dei Cradle of Filth, di Burzum, di quel tipo di sonorità. Cacchiarola, scusate. Arriva il ban. Mi è andata via la telecamera. Ma poi c'è anche tanto power, tipo Tuomas Holopainen dei Nightwish, piuttosto che Richard Anderson dei Time Requiem, piuttosto che Andre Andersen The Royal Ant, cioè tutti grandissimi tastieristi che hanno trainato il carretto delle rispettive band per portarla a successo, quindi assolutamente meritavano una menzione all'interno del libro. Una menzione. C'era per questo c'era non Marco, ci bannano invece. No, c'era Marco che ti chiedeva se nel libro avevi citato Peter Emil, dice degli anni 70, l'hai detto prima, da parte del Graph Generator, fra i miei preferiti, dice lui, insomma anche te penso che... Sì, sì, allora, diciamo che il tastierista dei Van der Graaf Generator era Hugh Benton, che era tra l'altro un organista di professione prima di fondare i Van der Graaf Generator, tant'è che alla DOS, per intenderci, i Van der Graaf Generator non avevano un bassista e le parti di basso erano eseguite da Hugh Benton con i pedali del suo organo. Peter Emil anche in questo caso faceva il doppio tastierista e si accompagnava al pianoforte incastrandosi nelle trame di Hugh Benton. Peter Emil
è un cantante gigantesco, è stato un cantante gigantesco, lo è tuttora. Il tastierista dei Van der Graaf Generator era e rimane Hugh Benton, comunque. Mentre stavi rispondendo a Marco, sono andato in Google scrollando col mouse, ci sono 1,5 miliardi di interventi, quindi tu pensavi che l'argomento non fosse interessante, invece sta andando veramente a bomba. Adesso cerco di leggerti qualcosa qua e là, poi ovviamente parliamo un po' anche di tutto il resto, non è che siamo a cassetti, sì, per sì. Forza. No, no, io posso andare avanti per ore, mi spiace per voi, insomma. Sì, attento con questa frase perché potremmo fare mattina, non la ripetere. Okay. Allora, dice Esteban, Richard Wright è stato una colonna sonora per i Pink Floyd, ancora Riccardo dice, beh, gioca giù e fu un cazzeggio di un grandissimo Simonetti. Dice il nostro è un po' più complicata la storia, però va bene. La spieghi? No. Beh, ma è facile. Claudio Simonetti negli anni Ottanta stava vivendo un momento economicamente difficoltoso, lo ammette lui stesso nelle sue due, mi pare che siano le sue biografie in commercio, una più o meno recente. E tant'è che faceva anche un po' il turnista di lusso. Mi pare che suoni anche in Sotto il segno dei pesci di Venditti, oltre a tutta una serie di dischi italiani di quegli anni. Gioca Jouer, come altre tracce pseudo dance del periodo, nasce per, in compagnia di Claudio Cecchetto, per andare, vogliamo dire, per esigenze economiche, perché aveva bisogno di soldi e velocemente, quindi la storia del Gioca Jouer è in parte un po' anche questa, una canzone di necessità che ha avuto un successo spropositato, come ce ne sono tante, cioè non c'è nulla di spregevole nel far musica per guadagnare qualcosa, almeno io sono di questa opinione, ecco. Quindi uno pensa a Simonetti come la gloria dei tastieristi degli anni 70, che è vero, che ha avuto una rinascita negli anni 90, ma negli anni 80 ha fatto tanta fatica. Ci sta. Luca Giacometti, per me degli innovatori sono stati i Nocturnus, anche prima ne abbiamo citato. Abbiamo parlato prima. Mi ricordo proprio, ero 15enne, 16enne, giù di lì. Devi ascoltare questi che hanno le tastiere nel death metal, e tutti infogliati per i Nocturno, sono grandissimi dischi. Che è la cosa più brutta che ti possono dire, devi assolutamente ascoltare questo, perché ti senti sempre ignorante, cioè per sempre, proprio una tristezza. A quel tempo effettivamente era una bella novità, insomma, è fatta anche molto bene. E poi ogni tanto Sbraff si mette offline perché, non so, si gratta la panza, non so cosa sta facendo. Okay. Sì, esatto, non mi passano i gatti davanti al portatile, allora ve li risparmio. No, i gatti lasciali, ci piacciono sempre. Roberto, io a livello affettivo alle tastiere dico Gian Oliva dei Savatage tutte le sere li citiamo, non c'è una sera che saltiamo i Savatage. E questo è buono e giusto. Ho appena letto tra l'altro il libro di Cattaneo sui Savatage che mi mancava e l'ho letto molto molto volentieri e mi sono comprato tutto dei Savatage, quindi maledizione a lui. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Allora, Gian Oliva è un po' il caso perdonate il paragone, è il caso Freddie Mercury, cioè sono quei personaggi che sono compositori, cantanti, che scrivono le canzoni al pianoforte, quindi io fatico a includerli, diciamo così, in un'evoluzione del tastierismo rock. Nonostante, non so se mi sono spiegato, Pippo, perché ti ho visto andare un po' fuori di testa, però Gian Oliva è un po' l'istrumentista, correggimi Pippo, perché sì. Tu tra l'altro sai tutto dei Savatage probabilmente, e quindi usa lo strumento che gli è più consono in quel momento per scrivere la canzone che ha in testa in quel momento. Un po' appunto come i Freddie Mercury piuttosto che chi vuoi tu. Cioè, quindi, mentre nel libro parlo in una sezione di quello che è il piano rock revival,
che è un po' l'evoluzione di Jerry Lee Lewis, Little Richard, che è quello che si ritrova in Elton John, piuttosto che in Billy Joel, piuttosto che in Randy Newman, piuttosto che in questa gente qua. Ma è gente che sa suonare solo il pianoforte e ha un modo talmente energico di suonare il pianoforte che non puoi non includerli in una, diciamo così, disamina sul tastierismo rock, mettiamolo così. John Oliva, personaggio gigantesco da tutti i punti di vista, ma lo vedo più su quel filone lì, sul filone mercuriano dello strumento. Compositore, ecco. Dici tu, sì, più che... Sì. Esatto, beh, esatto. Tecnicamente allo strumento John Oliva non è mai stato particolarmente virtuoso. Certo. Nei Savatage il suono del pianoforte, peraltro spesso brutto suono di pianoforte, se mi consentite, perché spesso usavano pianoforti non pianoforti veri, pianoforti sintetizzati, elettronici in studio, quando ancora la tecnologia non era molto avanzata, quindi avevano questi suoni piccolini, però lì è la storia della musica che hanno fatto, non è la difficoltà di esecuzione o certo la tecnica formidabile allo strumento, lì è il fatto che, come dire, le stelle si sono allineate e hai scritto i pezzi che sono rimasti nella storia della musica. Sì, sì, lungi da me definire i tastieristi importanti quelli che sono virtuosi, cioè no, Brian Eno nel libro se ne parla abbondantemente, anche lui, lui suonava con i Roxy Music, è stato il primo a presentarsi sul palco con una band solo con un sintetizzatore, quindi comunque è stato un elemento di novità all'interno della scena rock. Poi ha fatto tutto quello che ha fatto, dalle produzioni con U2, Coldplay, David Bowie, eccetera, per cui enorme scopritore di talenti, è un peso diverso comunque. Però, certo, però ovviamente andando in certi generi del metal, l'abilità tecnica inizia a diventare una discriminante, per cui ne devi tener conto. Se cominci ad andare verso il power, il prog, certa musica, inizia a dover tener conto anche della bravura tecnica del musicista, non solo compositiva, perché quello che cerca l'ascoltatore di quella musica lì. Per dire, qualcuno nei commenti citava Kevin Moore. I Dream Theater hanno avuto tre tastieristi diversi, che sono completamente diversi proprio come personalità. Eccolo là, Carlo. Come personalità, come approccio allo strumento, come qualità compositiva. Kevin Moore dei tre è forse quello tecnicamente... No, quello tecnicamente meno forte forse è Kevin Moore, però a livello compositivo forse è il migliore dei tre. Ma hai detto tante cose, condivido su Kevin Moore, nel senso che lui è il più, passami il termine, è stato il più poetico dei tastieristi, sì, dei Dream Theater, come poi ha dimostrato tutta la produzione successiva, sia quella dei Chroma Key, sia quella degli Ozzy, è sempre stato il tastierista più ricercato, quello più concentrato sul suono e sull'interplay, più che sulla, passami il termine, la sbrodolata fino a se stessa. Io una volta avevo letto una recensione, non mi ricordo di chi, dove si definiva Jordan Rudess un frullatasti. E a me è sempre piaciuta questa definizione. Non è quell'approccio quello di Kevin Moore. Quello di Kevin Moore è assolutamente molto più musicale, tant'è che poi quando ha cominciato a sentire puzza, probabilmente lui per primo si è fatto da parte, perché non si ritrovava più in quel tipo di progetto che avevano in mente gli altri membri del gruppo. Sul discorso del virtuosismo, ripeto, torna a Seven Son of a Seven Son, cioè lì non c'è niente di virtuoso, però se togli le tastiere a Seven Son of a Seven Son, hai un altro disco, condivido. Ma hai un altro disco, quindi che sia imprescindibile il virtuosismo nel metal, forse sì, no, negli ultimi anni sì. Sì, su quello sì, sono d'accordo. Però ti ho interrotto, scusa, stavi dicendo un'altra cosa. Sì, ma me la sono dimenticata perché ho una memoria di merda, quindi... No, vabbè, niente.
Tanto leggo un po' di commenti perché ne sono arrivati altri 50, se no stiamo un po'... Ecco. Abbiamo quella venticinquina di minuti di ritardo sui commenti. Comunque, adesso piano piano li recuperiamo. Francesco, un altro tastierista barra chitarrista, Tommy Talamanca, dei Sadist, tastierista a metà. Mi ha sempre affascinato, anche le atmosfere create nei loro pezzi sono molto ambient. E insieme ai Nocturnus, ecco, quando ascoltai Above the Light, questa commistione delle tastiere mi colpì molto, insomma, al tempo, devo essere sincero. Vai, mi sono ricordato quello che mi ero scordato. Volevo lanciare un quiz fra i nostri telespettatori? Amici telespettatori, Lo sapete che cosa fa adesso Kevin Moore nella vita? Chi ci risponde per primo? No, non lo dire. Chi ci risponde per primo vince uno spogliarello del Grazia. No, pensavo un pacchetto. Allora magari tenetevela. Sì. Ora mi tocca andare giù però per vedere le risposte. Sì. È vero. Ve lo dico io? Qualcuno l'ha detto. Fuochino fa lo psichiatra. Esatto. Psichiatra. Fa lo psichiatra. Qui, guarda, Damiano psicologa aveva detto, quindi no, non proprio uguale, però... Okay. Vince Damiano. Dei Maneskin. Ah, un altro non dovevo dire. Non dovevi. Abbiamo citato. Forse annulla quello di prima. Forse si annullano. Sta in Perù, chiede Federico. Tra l'altro Federico lo salutiamo perché ci sta seguendo ovunque. Anche lui. Oh, Federico. No, è tornato, credo sia in Wyoming o in uno stato del genere. Se ci guardo, dopo ci guardo te lo dico. In Oklahoma. Insomma, è uno staterello di quelli poco ricordati. Sì, ha avuto un periodo sudamericano, ma è tornato adesso qua proprio lo psichiatra con tanto di studio e tutto quanto in America, negli Stati Uniti. Ok. Senti, sempre Federico, tipo 20 minuti fa, chiedeva opinioni sul balletto di bronzo e sul lavoro di Gianni Leone. Non l'avevamo menzionato, quindi bene così. Gianni Leone per gli amici Leonero, no, nel senso che poi ha cambiato nome in Leonero. E fuoco di paglia, nel senso, tastierista gigantesco, lo accenno nel libro perché YS, non so come si pronunci, quel disco che ha fatto col balletto di bronzo, un disco impressionante. Lui è un tastierista veramente dotato ed era anche cantante del balletto di bronzo, con una voce un po' sottile ma molto personale, ed è nel suo piccolo da 51 anni che va avanti riproponendo le canzoni di quel disco lì, per cui mi sento di dire è un po' invecchiato male, ma sul talento, sulle doti e sulle capacità nulla da dire, come tanti tastieristi italiani di quegli anni, ragazzi, ci avevamo Flavio Premoli, ci avevamo i fratelli Innocenzi, ci avevamo Fariselli degli Area, cioè, ne avevamo veramente una marea di tastieristi bravi, Tony Pagliuca delle Orme, cioè, ragazzi, Gian Piero Reverberi che si prestava e prestava le sue manine a tutti, il Compianto dei Scalzi, insomma, andavamo forte, molto forte in quegli anni lì in Italia. C'è Steve, leggo qualche commento così recuperiamo. Mike Moran dice Mike Moran di Ultimate Sin di Ozzy. Ha lavorato pure con i Queen. Mike Moran è l'artefice di Barcellona. Io c'ho un box dedicato su Mike Moran nel libro, perché comunque adesso tra l'altro insegna jazz in un college di Londra dove lui aveva studiato. E pianista clamoroso, artista eccezionale, turnista richiestissimo, e nell'ultima fase della carriera di Freddie Mercury e dei Queen è stato onnipresente, come lo è stato Mike Garson, il tastierista di David Bowie. Sono quei personaggi che nelle fasi finali delle carriere degli artisti con cui hanno lavorato sono stati determinanti, oltre ad essere dei musicisti pazzeschi. Quindi bravo chi l'ha citato. Stasera andiamo di tastieristi, ragazzi. Beh, una volta nella vita, Pippo, cioè, insomma. Io li bastono. Infatti, lo so. Infatti ho detto, se c'è Pippo, stasera le prendo. Questo è stato il mio pensiero. Anzi, ti cito anche un altro tastierista che non ha mai meritato, che non ha mai raccolto quello che meritava, che è Spike Edney. Il quinto Queen. E così faccio contento, grazie, così parliamo dei qui.
Sì, Spike Edney che ha lavorato, per quanto ne so io, poi alla fine dovevo scegliere tra Moran ed Edney, ho messo Moran, ha sempre lavorato dietro le quinte, soprattutto sì. dal vivo. Sì. Non è stato, per quello che lo conosco io, proattivo tanto quanto l'è stato Mike Moran, ma anche Spike Edney, nulla da dire, chapeau, insomma. Sì. Non ci diciamo niente di nuovo. Ancora in giro, credo, con sì. i Queen. Sì, sì, è sempre lui. Continua anche a lavorare per la Korg, a fare dei filmati di sul funzionamento Tempo. Degli strumenti, quello che fa. Quindi è ancora attivo, assolutamente. Cioè, Luca dice, grandi anche i Saga. Andrea ci riporta che Chris Ingalls non è più in Shadow Gallery dal Postroom 5, è scomparso dai radar. Non so se avete qualche Vero. News. Arby Hancock dice Esteban meriterebbe una menzione d'onore. Grazie al ca, questo ce lo bannano, no, nel senso che, grazie al grazie. Allora, il mondo della fusion, anche lì siamo sempre a metà, fine anni 70, i nomi grossi sono appunto Arby Hancock, Joe Zawinul e Chick Corea. Che sono i tre mastini del genere. Il caso specifico di Arby Hancock forse è il più eterogeneo, perché ha cominciato alla corte di Miles Davis come pianista di riferimento, poi ha scalato le classifiche internazionali con dei brani un po' più facili come Rocket, super trasmesso da MTV negli anni '80. Prima dei gruppi completamente free dal punto di vista della proposta musicale, fino alle più recenti collaborazioni degli anni 90 e 2000, dove di fatto ha inventato i nuovi standard, tant'è che proprio un suo album di metà anni 90 si chiama The New Standard, dove prende le canzoni pop recenti e le riarrangia con dei musicisti pazzeschi che vanno da Vinnie Colaiuta, Chi vi viene in mente, Chi volete voi, e li rende unici e personali. L'ultimo disco uscito ufficialmente di Arby Hancock del 2010 ed è un disco meraviglioso dove c'è Pink che canta una buona parte delle canzoni. Quindi una carriera incredibile. Con al fianco musicisti clamorosi, tra l'altro nell'ultima fase con Greg Fillinghaze, che è stato il tastierista che David Page Madonna. Ha scelto per sostituirlo nei Toto. Quindi, che tastierista, ecco, per dare la misura del personaggio Arby Hancock, insomma, quindi bravissimi, tutti preparati i nostri ascoltatori, sono molto contento. Infatti, lo dico sempre, anche l'ho detto anche oggi nella video recensione di Inflames, vale per YouTube, vale anche per Facebook, mi fa proprio piacere quando leggo questi commenti, interventi nelle dirette o comunque nei nostri video offline, diciamo così, sempre tantissima competenza, e questa è una cosa che insomma fa proprio piacere, essere seguito, fa piacere alla grande. Esteban diceva Alex Taropoli l'unico che sta portando avanti con onore i Rhapsody, mi sento di essere d'accordo. Ne abbiamo parlato, era con Pippo l'altro ieri, sì, era sì, con te che giusto abbiamo parlato. Sì sì, ragazzi, peraltro se vi ricordate ho fatto quello speciale infinito sui Rhapsody, per cui sui Rhapsody veramente possiamo stare, se apriamo questo portale non usciamo più, quindi se avete Livio domande, dice, hai scordato anche Eddie Antonini, ce l'hai di Antonini, gli Skylark, giustamente, abbiamo citati prima. Ci bannano, no. Di Premo li abbiamo parlato, no. Di Casali abbiamo parlato, che dice Riccardo, tra l'altro sono 800 strumenti, un altro ovviamente polistrumentista. Infatti, sì. Stefano, tra l'altro lo ringrazio, mi ricordo il nome, neo abbonato su YouTube, quindi grazie di cuore a Stefano. Labyrinth, sempre ottimi tastieristi, grande Sbranf, fantastica monografia. Grazie mille. Sempre molto attenti, tra l'altro, ecco, vedi, questa è una cosa molto sono bella. Molto c'è l'Evori, a fare con... molto bella, sì, è venuta davvero un grande lavoro. Un lavoro titanico. Titanico. Datevelo a riacchiappare su YouTube quando avete tempo, lo dico a tutti quanti. C'è Mattia, io sono ignorante, cosa ne pensate di Thomas Plantman, che io non si ho chi sia, quindi...
Non lo so. Alzo le mani. L'unico Tuomas che conosco è Holopainen, quindi non lo so. Sinceramente non so chi sia. Adesso te lo dico. Vai. Chi è? No, nel senso Tuomas che non mi viene in mente neanche a me. Fa parte della power band metal Norther. Non ce l'ho presente. Ah, i Norther. Mi ricordi Norther, però... I Norther, cioè, boh, perlomeno a mio giudizio, non è che abbiano mai fatto niente di... No, non conosco, quindi... Non mi viene proprio... Poi c'è tutto un grande, grande risate quando è stato citato il buon Conte da Gab, dice, molti chiudono il canale, ti sta bene. Ettore, Gab, che ne pensi di Michael Pinnella, grande il pinnellone, troppo oscurato da Romeo, Michael Romeo, e Symphony X, che Symphony X, ma arriva qui, poi dice, ne parlo io. Michael Pinnella ha fatto due dischi solisti molto belli, secondo me. Uno che è uscito in CD per Inside Out nel 2004, con un po' di musica classica, un po' di brani suoi, che a me all'epoca era piaciuto Gates. Abbastanza. Enter from the 12th Gate, una cosa del genere. Un disco che apprezzai molto all'epoca. E poi ne ha fatto un altro ancora più bello, secondo me, che però è uscito solo in digitale, che ho recensito per il portale Ascension, perdonate la pronuncia, ma è questa, vi cuccate, sempre strumentale, un po' più cattivello, un po' più prodotto meglio, per cui talento da vendere, capacità da vendere, oscurato da Romeo, sì, senza dubbio, e poco alla volta sempre di più, nel senso che anche qua il massimo esperto Pippo dei Symphony X, via via nei dischi di Symphony X le tastiere non dico che si sentono sempre di meno, ma hanno un ruolo sempre, secondo me, meno preponderante rispetto alle prime produzioni. Cioè, io sento bene le tastiere fino a The Odyssey, da Paradise Lost in poi le sento pochissimo, questo mi sento di dire. Peraltro sì, concordo su tutto, peraltro è, pare sia una scelta consapevole per il fatto che Romeo ha in mano la fase compositiva, dalla quale Pinnella si è lentamente estraniato, per cui ha accettato di buon grado di suonare le parti che gli scrive Romeo, che scrive su 70 strumenti indifferentemente, viste le orchestrazioni che ci sono dietro tutti i dischi, anche i suoi solisti, eccetera, eccetera. Per cui alla fine Pinnella si suona, diciamo, le parti che Romeo gli scrive, ci aggiunge qualcosa. Se guardi nei credits dei booklet dei Symphony X, i dischi tipo Divine Wings of Tragedy, Twilight and Olympus, eccetera, eccetera, Pinnella scriveva un sacco di canzoni. Sì. Adesso è tutto Romeo e i testi sono di Romeo o di Allen. C'è molto poco anche in fase di composizione, penso sia una scelta. E correggimi se sbaglio, nei solisti di Romeo non ci sono proprio le tastiere, quindi da quello che ricordo. No, di solito i solisti di Romeo sono beccati da altre chitarre. Mm. Quindi lui si fa le ritmiche e si fa i solisti. Mm. Dal vivo, infatti, la resa è sempre un po' strana, perché... E dal vivo no. Di solito compensano con un minimo di fuzz sul basso di Le Pond, che diventa più gnè, e quindi gli fa un po' di distorsione sotto, però si sente la differenza, ma penso che studio adesso ci siano credo che da Paradise Lost in poi Pinnella non ci sia. Si è scomparso per il merito tuo. Hai chiamato Russell Hall e gli hai detto di fuori le tastiere, dai. Se no, ragazzi, io non vi spingo più. E loro hanno detto, siccome Sbranf ha detto così, allora... No, Pinnella mi piace pure un sacco. Poi c'è Raffaele, che mi sa che è un po' ne piace. Vai. Quanti commenti? Sì, Raffaele, se questo ne abbiamo già parlato, di Greg Giuffria, il contributo che ha dato al rock tastieristico degli anni '80, quindi, è un grosso apprezzamento. Abbiamo parlato. Sì, è sottovalutatissimo Giuffria, secondo me, come tastierista. Cioè, ha preso gli strumenti degli anni '70 e li ha portati negli anni '80. Cioè, già detta così,
bisognerebbe fargli un monumento. Che poi tutti italiani sono quelli forti, vi rendete conto? Effettivamente. E pensi ai, c'è Stefano che vi chiede... Vitaly Kupri è sparito dopo che è entrato... Grazie, bene. Beh, gli hanno fatto il TSO. Ha appena, appena TSO fatto il disco con i Ring of Fire, no? Sì. Quindi no, non è vero che è sparito. Diciamo che... soprattutto in quest'ultimo periodo, considerando che è un po' russo e un po' ucraino, forse anche qualche piccolo grattacapo. So che ha fatto il tour con la Transiberian per Natale, perché postava delle cose su internet. E detto questo, sì, insomma, un altro di quei tastieristi metal neoclassici che con gli Art Tension ha sbancato. È stato stroncato pesantemente da noi. sì, diciamo che io l'ho conosciuto anche Vitaly Kupri perché era venuto a Mantova a fare una clinic, quindi posso anche dire da averci suonato insieme, che è vero, ma in un salotto, quindi niente di che. Mentre aspettavamo di mangiare un piatto di pasta, tipo, quindi anche una situazione un po' triste, però c'ha quel modo di suonare lì, è riconosciuto per quello, ipertecnico, iperveloce, formazione classica, bravo e non fondamentale, secondo me, ecco, tutto qua. È come Smolski. Che okay. A me dà un po' la stessa sensazione. Però Smolski sa scrivere canzoni, secondo me. Smolski ne ha scritte tante, più belle canzoni. Più di Kupri, sicuramente. Kupri sì. Non me ne ricordo una. Cioè. Di conti ti ricordi una. Però il periodo dei Rage con Smolski, secondo me, è stato veramente, forse, non dico il periodo migliore, ma... Sono assolutamente veramente, d'accordo. Veramente figo. Con sono Terrana e Smolski. Che botta. Sono assolutamente d'accordo. Era veramente forte. Periodo di Unity, okay. Sanchez. Ma anche i dischi sinfonici, anche Speak of the Dead, cioè sì, secondo sì. Me signori dischi, sono d'accordo. Sì, sì. Mentre buon Franz ci informa che il Milan ha vinto, io non, non pensavo nemmeno che ci fosse il campionato, stasera mi sono dimenticato ovviamente di fare le formazioni del fantacalcio, perfetto. Cori dice, citi anche Mambo Kurt nel libro? Assolutamente sì. Assolutamente sì, è apposta per far dispetto a Cori fondamentalmente, perché so che non lo sopporta e quindi ho detto, allora ci vuole Mambo Kurt. No, nel senso che nel box del metal chiudo con Mambo Kurt perché comunque, cioè, un po' per le sue molteplici partecipazioni al Wacken, un po' perché comunque rielabora col suo organetto i brani rock, hard rock e metal degli anni 80 e 90, l'ho nominato, insomma, perché volevo nominarlo, insomma, per un po' di disimpegno ogni tanto nel libro ci voleva, ecco. Ok, poi aspettavo una considerazione del genere, perché insomma Paolo Campitelli è polistrumentista, direi, ma soprattutto tastierista. Prima parlavamo del suono di John Oliva, dei Savage, un po' così, lo diceva Pippo più che altro, che usciva un po' moscio. Cioè, John Oliva usava il suono iconico del piano della Korg M1, suono brutto, ma secondo me contribuisce alla bellezza di quei pezzi. È la magia di quegli anni lì, cioè nel senso che a noi, sì, a noi affascinava perché ci siamo rimasti sotto come un tram, per cui per noi quella è magia pura, però se lo ascolti con le orecchie del musicista, o insomma dell'amatore della musica, ovviamente un suono bruttissimo di tastiere, ma chi se ne frega, perché quello che gli usciva fuori era poesia pura. Anche il timbro del piano della Korg M1 è un timbro iconico, soprattutto associato alla musica dance. Nel senso che ci sono tantissime produzioni dance, che tant'è che è un preset che Korg ha continuato a mantenere nelle generazioni future di workstation, proprio perché tutti lo associano a svariati brani dance degli anni 90. Non sapevo sinceramente che John Oliva usasse quello, ma ci sono dei suoni e degli strumenti associati ai rispettivi brani. Il sintetizzatore della Oberheim per Jump dei Van Halen,
sempre un sintetizzatore della Oberheim per il basso di Tom Sawyer dei Rush, la Kurzweil K2000 per il pianoforte di Children di Robert Miles. Cioè, ci sono proprio dei, non dico dei malati, ma quasi, che vanno apposta a recuperare questi strumenti vintage per andare a recuperare quei suoni, perché vogliono quei suoni per le loro produzioni. Ed è una cosa che un po' è nata con le tastiere, perché mentre il suono di chitarra, prima dei vari simulatori, ti serviva quell'ampli, con quella testata, con quell'età, con quel microfono, con quell'acustica dell'ambiente, con tutta una serie di caratteristiche particolari. Nel momento in cui dalla tastiera esce quel suono lì, attaccandolo ad un mixer, il suono sarà sempre quello, a prescindere da dove ti trovi e da dove registri. E quindi questo ha creato un mercato di nostalgia, un mercato retromaniaco che va avanti tutt'oggi. Cioè, pensate solo ai cloni di organi elettromagnetici che girano, praticamente ogni casa produttrice di strumenti elettronici c'ha il suo, quindi... Sì. Per dire. Bella. Mi è piaciuta questa divagazione. Sempre Federico che si commuove ripensando a Space Divest. Dove è stato? Awake, ecco, non sbaglio. Sì, l'ultima la traccia fine di Awake. Sì, quello... Ancora mi ricordo. Per stessa missione della band, dopo era un pezzo di Kevin Moore, e infatti non fu suonato per tantissimissimi anni, perché veniva quasi considerato come non un pezzo dei Dream Theater, ma un pezzo di Kevin Moore. Addirittura mi ricordo che si disse in alcune interviste che se avessero saputo che Kevin Moore di lì a poco sarebbe andato via, forse non l'avrebbero neanche messa in tracklist. In realtà il tabù è stato sfatato un paio d'anni fa, dove l'hanno risuonata dal vivo. Pezzo bellissimo, la tristezza fatta canzone, come spesso era nelle corde di Kevin Moore, che aveva questa vena malinconica incredibile in un sacco di canzoni, forse le canzoni più belle di quel, ma a quel periodo i Dream Theater erano ancora un gruppo che si occupava di scrivere canzoni. Adesso fanno sollevamento pesi. Sono migliori, per carità, a fare sollevamento peso, però fanno sollevamento peso. No, stavo per dire, quando hai detto che non, se avessero saputo che di lì a poco avrebbe lasciato la band, non l'avrebbero inclusa. Sarebbe stato un gran peccato, insomma. Peccatissimo. Viene da dire. Porca miseria, sì. Non che ad Awake mancassero canzoni belle. No, fra l'altro dura un botto, sbaglio. È l'unico difetto di quel disco lì. È tanto lungo. È veramente grosso. Sì. Intanto saluto Fulvio e approfitto per salutare tutti coloro che stanno entrando e uscendo dalla diretta. Adesso vi ricordo anche una cosa, prima leggo un suo commento. C'è un'intervista in cui Smith, Adrian, ammetteva di essere andato via dai Maiden anche perché la band non voleva proseguire il sentiero sonoro ampliando l'uso dei synth, che fra l'altro in Non Prayer for the Dying furono segati via in maniera piuttosto brusca, mi viene da dire. E infatti tutti rimpiangono quel disco, mi sembra, i fan dei Maiden, quindi... Tutti se lo sognano. No Prayer for... Dateci un altro No Prayer for the Dying. Li ho sentiti, no? Fan dei Maiden. In realtà i Maiden iniziarono a giocare col guitar synth su Somewhere in Time, uh-huh. Poi approcciarono le tastiere vere e proprie con Seven Son, ma dal vivo si sono sempre portati il loro tastieristino dietro le quinte, che peraltro è andato in pensione pochissimi mesi fa, dopo sì, avevo letto qualcosa, 5 anni di palchi, di retropalchi, gridando, tanto non mi si sentiva mai, perché probabilmente è andato via così. Cioè. Sì, tanto sì. Stavo spento nel mixer. Quindi. Sì, infatti. Dunque, giustamente faccio un piccolo recap. Dice, perché ma che state a parlare stasera, la serata dei tastieristi? Infatti, e approfitto della domanda di Livio, e dice, ma scusate, sono entrato tardi, potete scrivere da qualche parte il titolo del libro e dove si può acquistare? Eccolo qua, mi rimetto in prima pagina.
Gabriele Marangoni, Rock Keyboard Revolution, breve storia del tastierismo rock, dalla sua evoluzione, dei suoi protagonisti in Italia e all'estero. Questo è il titolo. Gab, dove lo possiamo comprare questo libro? In tutte le librerie, teoricamente, ma anche su Amazon, che è un po' più pratico, lo trovate senza problemi. Non l'abbiamo detto, anzi non l'ho detto all'inizio, ma non l'ho ribadito, il libro esce per Arcana Edizioni. Eccolo qua. Dunque parliamo di Vangelis, Luca Giacometti, in 666 degli Afrodite Child, cosa ne pensate? Vangelis ce lo siamo giocati l'anno scorso, è stata una strage l'anno scorso di tastieristi tra Vangelis, Klaus Schulze, Andy Fletcher, Jerry Lee Lewis, sono morti una fucilata purtroppo. Vangelis nasce come tastierista di un gruppo beat pop di fine anni 60 greco, gli Aphrodite Child, con cui ha inciso le canzoni meravigliose da Spring, Summer, Winter and Fall, It's 5 O'Clock, canzoni veramente stupende con quei suoni di tastiera che già si stavano individuando, perché non ha una formazione musicale Vangelis e si è sempre vantato di questo, cioè lui ha sempre smanettato con gli strumenti senza sapere nulla di fatto di teoria musicale, e finché nel 72 si è messo in testa di fare questo concept sul numero della bestia 666, un doppio disco con Irene Papas che canta e tra l'altro fa delle cose strane, anche lei mi pare sia venuta a mancare recentemente, era stato anche un po' bandito questo disco perché appunto faceva sostanzialmente Irene Papas emulava degli orgasmi nel disco, quindi questa cosa qua non era proprio vista di buon occhio nel 1972. Concept pesante ma meraviglioso, tra l'altro una canzone è stata ripresa di recente per uno spot pubblicitario di una macchina che non ricordo, e dopodiché gli Aphrodite Child si sono sciolti e Vangelis ha cominciato la sua carriera solista, dove alternava dischi suoi a colonne sonore, la più famosa è Momenti di Gloria, ma anche Blade Runner, che è un capolavoro che tuttora viene scopiazzato a destra a manca, e anche collaborazioni con altri artisti. Ha fatto una serie di dischi con John Anderson degli Yes, a nome John and Vangelis. E poi non dimentichiamo Vangelis, anche che è l'autore della musica della pasta Barilla e l'autore della musichetta dei momenti tristi della Jalapas Band in Mai dire gol. Quindi non so se vi ricordate, era una musica di Vangelis, no? Cui gigante. E se andate su YouTube vedete negli ultimi anni come componeva e che strumenti si era inventato, perché aveva della strumentazione tutta sua nell'ultimo periodo per scrivere la musica e le orchestrazioni. Si è spostato dalle tastiere, si è concentrato sull'orchestra, ma è rimasto un tastierista comunque negli anni. Allora, parlando di tastieristi, e quando, ovviamente parlando di tastieristi non si può non parlare di Dinetia, di Kevin Moore, sapevo che sarebbe arrivato questo momento, non lo censuro perché fa parte del mio passato. Approfitto del messaggio di Livio che dice: Kevin Moore, dopo i Dream Theater, è soporifero a livelli di Sana della Nonna per me. E poi c'è il messaggio di Mauro, eccolo qua. Parlando di Kevin Moore, mi è tornata in mente la recensione del Grazia al primo Chroma Key, dove gli affibbiò un impietoso zero. Quindi non nascondiamo la storia, insomma, da shock andò così, effettivamente, è vero. E mi ricordo bene, Mauro, che meno male che internet non c'era al tempo, altrimenti altro che shitstorm. Mi ricordo che arrivarono in redazione abbastanza numerose le lettere di richiesta di mie dimissioni, quindi... Non lo so, visto che io poi non sono un esperto di quelle sonorità, vi chiedo com'è il primo disco dei Chroma Key. Stupendo? Gab, vado io o vai te? Vai Pippo, ho già parlato troppo io. Il primo disco dei Chroma Key è un disco di Kevin Moore. E Kevin Moore è uno di quei artisti che se la suona e se la canta, cioè fa musica che piace a lui. Tutto questo per dire che... non è un disco che ha facile presa sul pubblico mainstream,
per cui è facile che non piaccia un disco come quello. Sono d'accordo, cioè, ma tutta la produzione Chroma Key è molto autoreferenziale. Ma anche Ozzy, anche Ozzy. Ozzy, per quanto avesse una parte un pochettino più, come dire, più proggy, più, più chitarrosa, c'era Jim Matheos a bilanciare un po' la faccenda all'inizio. Portnoy fece il primo, se non sbaglio. Sì, no, anche il primo e il secondo. Primo e secondo, poi già il secondo era abbastanza una cacca, diciamoci la verità, insomma. Ma io no, ho un buon ricordo di tutta la produzione Ozzy, il primo in particolare, il secondo più elettronico, un po' più facilino, Blood con Gavin Harrison bellissimo, Fire Make Thunder l'ultimo è piaciuto meno. Diciamo che i Chroma Key stanno a Kevin Moore come, che ne so, gli Incredible Expanding Mindfuck stanno a Steven Wilson, cioè, o i Bass Communion stanno a Steven Wilson, cioè sono quelle produzioni fatte più per se stessi che per un potenziale pubblico, e non c'è niente di male in questo, per cui se ti sei sentito di dargli zero avrei avuto le tue buone ragioni, insomma. No, non mi sento di condannarti. Ma perché cacchio l'hanno fatto recensire a me? Cioè, questo... senso, io facevo death metal, questa... power metal, trash, cioè, che cacchio lo dai a me il disco dei Chroma Key? Quindi, vabbè, insomma, non ti so aiutare, su questo non ti so aiutare. Io fra l'altro non mi ricordo, sono passati 25 anni, non so quanto, insomma, più o meno. Intanto vado a recuperare anche messaggi più recenti. Con le redazioni cartacee ho scoperto che effettivamente funziona molto così. Adesso ne parliamo. Intanto Livio dice, la musica di Matiere Gold e Evangelis era Missing, originale soundtrack del film. Non mi veniva il titolo. Grande Livio. Abbiamo, va che ci bannano perché violiamo il copyright. Damiano dice, per me il migliore degli Ozzy è Blood. Sono d'accordo anche su questo. Perfetto. Sono d'accordo. Infatti dice Damiano, Spesa di Est è clamorosa, meno male che l'hanno pubblicata, pensa a quello che avremmo perso, e ribatte Federico. Infatti la versione cantata da Kevin è ancora più bella. Questa io non la conosco, quindi voi sicuramente sì, io non l'ho mai sentita. Qualsiasi cosa non cantata dalla Brie ultimamente è più bella, però ultimamente mi fai ci banna, 1920. Se volete apriamo questo calderone la Brie e ci roviniamo, perché comincia a dire parole di fuoco. No. Federico ancora dice non l'ha citato nessuno, quindi lo cito io, Steinar Sverjonsen, e poi sempre lui, vai Pippo, no, è quello degli Arcturus. Ho già sentito, sì, c'è nel libro nominato, ma c'è. Ok, e dice sempre Federico, se può interessare a qualcuno, il Balletto sta registrando un nuovo disco, o almeno fino a qualche mese fa, vero, sul fuoco di Baglia, assolutamente, ma è stato anche quello, secondo me, a rendere così magico e irripetibile, sempre secondo me. Tutto giusto. Okay. Tutto giusto. Raffaele ci chiede di Ruggero Zanolini, di Evanadium, cosa ne pensate? Ne abbiamo parlato una mezz'oretta fa, più o meno all'incirca. Bravo. Bravissimo. Anche Andrea Andersen abbiamo parlato, vero? Sì, di Royal Hunt, sì. Infatti, sì, l'abbiamo sfiorato, sì. E la stessa cosa di Raffaele Dioniso, dice, nei Queen ricordo il tastierista Spike Edney, abbiamo parlato anche lui che suonava dietro le quinte, insomma, ci siamo stati un po' su Edney, abbastanza. Poi ci sono qualche commento per X-Japan, Yoshiki degli X-Japan, un pianista batterista pazzo. Ok, più o meno li abbiamo recuperati. Anche per i primi Rotting Christ le tastiere sono state fondamentali per creare, beh, nel black metal le tastiere sono importanti, ma se no veramente lì sono fondamentali, cioè nel death è stato qualche bella prova, qualche bella sperimentazione, in qualche caso riuscita, in altre no. Nel black secondo me sono abbastanza imprescindibili, a meno che non si parli del black old style, dark throne style, insomma. Un po' di messaggi li abbiamo recuperati, mi fa piacere. C'era una domanda, considerazione più o meno di vediamo se la ritrovo, di Roberto Sbranfo, ma una monografia sui Savatage. Roberto, se vai sul nostro canale
c'è una super classifica, più che monografia, dei Savage fatta da Francesco Bucci qualche ormai 2-3 anni fa minimo. Vai, sì. No, no, sulle monografie ci stanno arrivando parecchie proposte, ma noi, come dire, voi fate le proposte, noi le valutiamo tutte. Non è detto che una monografia non si possa rifare o espandere o magari... Ah, certo. Non so. Chi lo sa? L'altra volta ci avevano chiesto la monografia dei... Porca miseria, non mi ricordo più. Nell'altra... A me ieri degli Halloween. Ah, quella l'hai fatta bella grossa pure. L'hai fatta grossa. Mi verrà in mente. Un gruppo di cui non l'abbiamo mai fatta, che effettivamente meriterebbe una monografia, ma mi verrà in mente. Dopo mi verrà in mente. Ci sta. Carlo, io sono sempre ignorante, non conosco, ma me lo dite voi, sempre in ambito tastieristi, Andy Nye? Nye, Nye? Mi cogli impreparato. Mi sento meno ignorante. Mi sento meno ignorante, sinceramente. Mi fa piacere. Ok, bene, ci siamo. Sono negli Asia, se non sbaglio. Sono nato negli Asia? Gli Asia? Mi pare di sì. Beh, il cassetto degli Asia è Geoff Downes, cioè non so chi sia questo Andy Nye, ma sarà tipo Tom Breslin, il turnista che suonava negli Yes e adesso suona nei Kansas. Cioè, il tastierista degli Asia è il fondatore Geoff Downes, punto. Che è poi quello dei Buggles, che è poi quello degli Yes di Drama. Sì. Quindi... Mi fa piacere leggere un nome che non ricordo, come Gabriele Maciocco, un album molto bello, Underworld degli Adagio, con Kevin Cotfert alle tastiere. E il tipo fa... Sì. Come no? Non mi ricordo il tastierista, ma mi ricordo l'album, che è... Uguale. Veramente bello. Anch'io ricordo bello. L'album, ma non il tastierista. Perfetto. Livio, comunque per me il miglior disco metal tastieristico rimane Garvin Stone, degli Shadow Gallery del 95. Tra l'altro forse il mio miglior disco prog metal della storia, a mio parere, ovviamente. Beh, Garvin Stone, comunque, ho sempre letto lodi sperticate, a dir poco. Se vi piacciono tanto le tastiere, ascoltate un disco su cui io e Gab siamo stati molto d'accordo, che è l'ultimo dei Riverside, dove c'è un gioco di tastiere fatto veramente, veramente bene, veramente bene. Gran bel disco. Ok, ci siamo quasi. Andrea Sorba Casalegno e Black là. E Blackwald non lo citiamo. Questo non lo sapete voi chi è? No, questo lo conosco io. Perché lo conosco? Perché è il tastierista di Twilight Force, di cui ho fatto la video recensione un paio di settimane fa. Quindi però, c'è un motivo se non lo citiamo. Vabbè. Twilight Force li conosco, ma i nomi non me li ricordo. Parte Halle, ma no, ma ragazzi, cioè, comunque sono band, non dico semi nuove, ma insomma. Che fine ha fatto Kevin Moore? L'abbiamo detto, fa lo psichiatra, vero? Abbiamo psichiatra. Detto... psichiatra. Questo ce lo chiedeva Davide. Ce lo chiedeva l'Europa. Adesso stiamo per chiudere questo capitolo per aprirne un altro. Comunque finiamo le ultime due domande. Mi era giunta voce che Gianni Leone rodesse un po' per il successo della tua cosa comoda. Risulta? Infatti è un pezzo molto mainstream, quindi magari gli dava fastidio fossero ricordati per quella. Dovrebbe essere la tua casa comoda, se non ricordo male. Però non lo sapevo. No, ma ha scritto la tua cosa, ma forse ricordo male io. Non lo so, sinceramente questo aneddoto mi manca. Ok, e Carlo non è ambito metal, ma ha parere su Manzare, che sul suono particolare della tastiera che indubbiamente caratterizzava la musica dei Doors. Grazie al Graz, anche in questo caso, anche in questo caso è un pilastro dei pilastri, il signor Ray Manzarek. Tra l'altro, modo di suonare unico. Col Continental sotto il Gibson, aveva una serie di organi che alternava in base alle esigenze e il Fender Rhodes Bass sopra per suonare i bassi con la mano sinistra. E anche lì c'è un capitolo a parte sui gruppi senza bassista con il tastierista che si sostituisce.
che gli vuoi di Ray Manzarek, niente, infatti gli si dice niente, si ascolta e basta. Tra l'altro anche lui è artefice di una carriera solista mica male. Tra l'altro ho recuperato un disco che cito nel libro, dove lui ripensa i Carmina Burana di Orf, e tra l'altro come tastierista accompagnatore c'è un certo Adam Holtzman, se ti dice qualcosa, Pippo. Quindi, cioè, non è che l'erba del vicino è sempre più verde, però sembra incredibile che i musicisti bravi si trovano sempre tutti insieme a suonare, ecco. Adam Holtzman è il tastierista che suona con Steve Wilson ormai da qualche anno, per dire, e che a suo tempo aveva lavorato con Miles Davis e con altri jazzisti di fama, anche con Petrucciani. Petrucciani, sì. Fulvio dice: molto belli e particolari i lavori di Jens Johansson insieme al fratello Anders, come Johansson Brothers, Heavy Machinery con Alan Oldsworth e Fission, con ospiti Mike Stern e Sean Lane, furono album molto riusciti. E aggiungo il solista di Johansson per pianoforte solo, Ten Seasons, dove si sente che Johansson è anche un signor pianista. Bene, alla grande. Oltre a fare la pipì addosso a Timo Tolki. Devo ricordarlo. Beh, però, anche da sobrio. Mi scappa, peraltro. Questa era raffinata. Era tutto preparata. Roberto Savio, un altro che componeva al piano, Axel Rose, abbiamo parlato prima di compositori che appunto, ecco, partivano dal pianoforte. È il discorso un po' John Oliva, con tutto il bene, cioè, compositori appoggiano, con tutto il male, che si appoggiano allo strumento per creare musica. Insomma, sì, ma lui si appoggia proprio tipo col gomito allo strumento rispetto a John Oliva. Vabbè. Ci bandano. Avete ascoltato la sua esibizione al funerale della Priestley? No. Ma hanno detto, bravo, che è stato bravo. T'hanno detto male. No? Ha cantato November Rain come potrebbe fare un cantante di Sanremo, di questi moderni qua, più o meno. Quindi male. Poverino. Non mi dispiace, perché poi, nel senso, a parte che non ho nulla contro Axl Rose, quindi non ho assolutamente motivo per goderne. Cioè, mi metto nei suoi panni, che sicuramente non è uno scemo, si rende conto, e rivedersi, risentirsi così è triste ed è dura da mandare giù, diciamo così. Poi bello il gesto, bello quello che ha fatto, la sua sensibilità, tutto fantastico, però November Rain l'ha distrutta, diciamo così. Mia opinione, ma credo che sia difficile andare. Chiedo anche se qualcuno demolito dice, in 45 secondi, va bene. Lui l'ha fatta, d'altronde lui l'ha... Io ti faccio, io ti dico. Carità. vabbè, poi qui si tira in ballo Mike Oldfield con Tubular Bells, quindi... Parla anche di Tubular Bells, quindi compratelo sto libro e basta. Ormai l'avete detto tutto il libro, quindi lo compro. Esatto, c'è più niente da leggere. Questo video lo cancelliamo dopo la diretta, perché se no, cioè, le vendi non e crollano. Non più nessuno. È tutto sputtato. Cancella tutto. Allora, Rocky Board Revolution lo trovate su Amazon e su tutte le migliori librerie. Quelle che non ce l'hanno sono le peggiori librerie. A Roma, quando sono venuto, l'ho trovato. In stazione c'era. Ah, vedi? Yeah. Vedi. Sì, grazie. Mamma mia, l'ho sentita. C'era un bambino sotto il piano che gli strizzava i maroni. Non c'è spiegazione. Male. Poi andate. Ma perché un bambino? Vabbè. Perché sotto il piano? Sotto il piano, bambino. Un nano sarebbe body shaming. Bambino. Bambino, beh, è pedofilia invece che. Allora. Ci bannano. Livio, sto approfittando delle tue domande, poi ti devo fare un bonifico. Grande Sbranf, sul cartaceo ti leggo sempre su Rock Hard. Grazie mille. Eccoci qua. E qui casca l'asino, allora, come spesso dico nelle mie recensioni. Che cosa è successo? Cosa ti ha portato ad imbarcarti? Cioè, visto che, cioè, non lo so nemmeno io, perché poi non è che abbiamo parlato, cioè, ci siamo parlati sul fatto che tu stavi per entrare a Rock Hard, io ti ho detto, vai tranquillo,
e lì è finita, però poi non è che so altre cose. E quindi cosa ti ha portato ad imbarcarti in questa nuova avventura sul cartaceo? E parto dalla tua esperienza, e qui parlo veramente da ignorante, perché non compro una rivista da, non so, come Gab, che si legge tutto lo scibile umano, non compro una rivista da tempo immemore, e quindi ti chiedo, a tuo avviso, e adesso che ne stai pure dentro, qual è lo stato, perlomeno in Italia, della stampa di settore rock metal? Allora, secondo me lo stato della stampa di settore per adesso in Italia è non bellissimo, nel senso che sopravvivono solo i più forti e c'è un mercato di magazine, di fanzine underground che gira, ma sulle riviste, diciamo, mainstream, se così vogliamo chiamarle, hanno resistito in poche. Sono quelle più versatili e meno monotematiche, quelle che ce l'hanno fatta a sopravvivere. Rockerilla, Rumore, e poi le riviste strumentistiche tipo Guitar Club o Chitarre, eccetera, eccetera. E Rock Hard è una di quelle che invece ce l'ha fatta, o meglio, ce la sta facendo anche molto bene, visto che due numeri fa hanno aumentato di 18 pagine e 2 euro il prezzo di copertina, considerando che un mensile effettivamente ci deve essere un ritorno, e il ritorno sembra esserci. Io ci sono finito dentro assolutamente per caso, tramite una recensione di metal.it mandatami da un ufficio stampa dove lavora la caporedattrice di Rock Hard, la quale mi fece la proposta indecente, e la cosa che mi incuriosì e per cui alla fine dissi proviamo, vediamo com'è, era proprio perché non l'avevo mai fatto, e mi rendevo conto anche dai tuoi racconti, c'entri anche tu, che lavorare in un giornale, in una rivista, è completamente diverso che lavorare su web. E adesso che ci sono dentro da settembre, cominciano a essere già dei mesi che scrivo per loro, anche per loro, mi sto rendendo conto che è un mondo completamente diverso. Sono diverse le tempistiche, sono diverse le assegnazioni del lavoro. Qui lavoro con i caratteri prestabiliti o delle deadline insuperabili, o i dischi in advance di 2 mesi a volte, però quasi sempre devo intervistare i gruppi che recensisco, quindi faccio un sacco di interviste, molte di queste si fanno via Skype, per cui devi sapere l'inglese, è tutto un meccanismo molto più complicato, che ha molte più persone dentro, per quanto anche noi non siamo pochi su Metalit, però è molto più settoriale, molto più, cioè, non conosci gli altri, c'è meno comunicazione, c'è molto più uno schema molto più piramidale. Ok, Barbara, scusami, la caporedattrice chi è? Barbara? sì, è Barbara Franconi, sì. Ok. No, sono rimasto indietro, perché io sono anni che non lo sapevo, quindi mi immaginavo, sì. Però ok. Sì, è lei che poi, con la quale poi venne fuori questa idea di fare questo tentativo. Il tentativo mi allettava anche per la possibilità di fare quella piccola carriera da pubblicista, giornalista, che fa parte del gioco, visto che mi piace tanto scrivere, e scrivo in continuazione, e quindi un po' tutto questo mi ha fatto dire ma proviamoci, perché no, e okay. La cosa va avanti bene, perché siamo arrivati a numero di febbraio, che è appena uscito, e dove ho fatto un sacco di roba, peraltro, e per adesso sto trovando la mia dimensione, diciamo, mettiamola così. Ok. Rock Hard, dice Livio, per me è una rivista stupenda, un sacco di pagine, un sacco di recensioni, un sacco di speciali. Questo è un nome che io faccio. Questo non lo puoi dire. Burgum, Maneskin messi insieme, ma lo farò per Livio. Uno Stefano Cerati, a cui davvero dovrebbero dare una medaglia per la sua cultura metal. Per me davvero, se muore Rock Hard, muoio anch'io. Ecco, non morire per un giornale.
Livio, ti voglio bene, ho letto questo messaggio a fatica, te lo garantisco. Damiano dice, si percepisce di più la linea editoriale rispetto a Metal Hit, che diciamolo, bene o male non c'è. Allora, Pippo ti parlerà della linea editoriale di Rock Hard, Damiano ti dico che effettivamente una linea editoriale a Metal Hit non c'è, non c'è mai stata, ognuno recensisce quel che vuole. Nella allora, dipende che cosa intendiamo per linea editoriale. Se intendiamo che cosa devo recensire io, c'è una linea editoriale, perché siamo ben compartimentati e a me vengono assegnati degli album e quelli sono. Lo posso dire perché non è niente di segreto, a Metal Hit abbiamo uno spazio redazionale nel quale il Graz ci mette a disposizione gli arrivi e ce li smistiamo, diciamo, un po' di comune accordo. È ovvio che, non so, io e Gab ci facciamo il prog, eccetera, eccetera, ma se io volessi fare un disco country lo potrei fare, o un disco death, se avessi le conoscenze. Poi ovviamente è Gianluca che dice sì, no, se ci sono. E lì invece... Ferma sto monitor, stai ballando come... Sì, lo so, perché mi sono spostato il portale. Lì invece è molto compartimentato, la linea editoriale c'è, nel senso che da quello che ne posso sapere io, che sono l'ultimo arrivato, è tutto molto schematizzato, quindi quanto spazio ha ogni artista sul giornale è molto importante. E dipende, penso, dalle case discografiche e da accordi con le case discografiche, perché non si spiegherebbero certe cose che adesso qua mi scoccia dire, però insomma, scelte che io non avrei fatto, ma che, essendo l'ultimo ruota del carro, osservo serenamente, per cui sì, c'è una linea editoriale abbastanza definita, sì. Per rispondere a Damiano in maniera molto diretta, e faccio la mia esperienza passata con Rock Hard, Metal Hammer e Metal Shock, andando indietro nel tempo, ovviamente lì il giornale ha dei costi vivi e pressanti, la carta, la tipografia, quelli che ci lavorano, tutto quanto, quindi ci deve essere un ritorno economico che era dettato al tempo ovviamente dalla vendita del giornale e dagli spazi pubblicitari stessi. A Metal Shock in particolare, dove proprio vivevo la redazione giorno per giorno, c'erano dei problemi. Se la Roadrunner si comprava 5 milioni di pubblicità in un numero e io davo 2 su 5 ai Sepultura o ai Machine Head, ad esempio. Ecco, io me ne sono sempre fregato di questo, perché io non lavoravo in redazione e non venivo pagato per questo, ma ovviamente la redazione e soprattutto l'editore doveva un po' far quadrare i conti, non era possibile poi nel numero dopo perdere 5 milioni da parte della, ho detto Roadrunner, ma una volta era la Century Media, un'altra volta era un'altra, la Sony, che ne so, qualsiasi, mettete voi una qualsiasi label, perché poi io o un altro writer aveva dato poco a un disco. Quindi, ecco, su questo io ho fatto esperienza, perché ho dato i miei 4 e non sono stato in nessun modo limitato o censurato o raccomandato gentilmente di evitare, assolutamente. Quindi no, questo no. Però magari a un gruppo a cui ho dato 4 poi ti tocca intervistarli. E quindi, come dire, l'intervista è comunque uno spazio più neutro, dove comunque cerchi di essere originale nelle domande, al di là del fatto che a te il disco ti ha fatto schifo, devi fare l'intervista, non gli puoi dire ma perché avete fatto un disco così brutto, cioè, ovviamente cerchi comunque di fare un'intervista che sia leggibile dal lettore, non tanto per toglierti tu dei dubbi esistenziali su perché hanno fatto un disco di merda, cioè, nel senso, no, devo dire che in questo perlomeno 8 volte su 10, poi prima di iniziare l'intervista, perché come dici tu, anche se poi dai un voto negativo la band la devi intervistare, perlomeno su Scartaceo così era,
Sì. Ovviamente io prima di iniziare l'intervista comunicavo cosa io avevo detto, avevo scritto di quel disco, non è che gli raccontavo una fregnaccia a band in questione. E devo dire che 8 su 10 rispettavano tranquillamente questa, magari dispiaciuti certamente, però era più anche un'occasione in quel modo di per la band di, fra virgolette, difendersi, quindi dire la loro, cioè io gli spiegavo cos'è che non mi era piaciuto e loro ribattevano ovviamente le loro opinioni. 2 su 10 magari, allora a quel punto si stizzivano e non vedevano l'ora di chiudere, mettere giù il telefono in maniera molto, molto veloce. Vado a leggere ovviamente qualche commento in merito. Alessio, compro ancora Rock Hard e faccio complimenti a Sbranf, personalmente mi manca tantissimo il cartaceo. Nel 98 in un mese compravo 2 Metal Shock, Flash, Psycho, Metal Hammer e loro derivati. Quindi tanta roba per Alessio. Fra l'altro chiedo a Pippo, ma chiedo anche a Gab, che come detto è un accanito lettore, quante ce ne sono ancora di riviste art rock metal attualmente vive? Cioè Rock Hard ovviamente, c'è Classics, è Classics Metal, c'è... Bah, ci sono c'è la serie della Stone Music che è l'equivalente della Louder inglese, dove c'è classic rock, prog e vinyl, secondo me, parlando di cartaceo. Era uscita, ma non è durata niente, un'altra rivista che si chiamava Hard Rock, secondo me. Esatto, quella è morta subito. Che secondo me è morta subito. Infatti me l'aveva comprata mio padre convinto che fosse Rock Hard perché avevano invertito le parole. Però secondo me è veramente durata 2 numeri, perché poi non l'ho più vista in giro. E che altro? Poi quelle musicali le ha citate Pippo, cioè le storiche Rumore, Rockerilla. Che sono comunque, non sono riviste metal, ecco. No, sono riviste rock, sono quell'altro grande settore di approfondimento musicale, che è quello che una volta si chiama indie, che forse può essere un po' più vicino al rock attuale che delle webzine tipo Calports, piuttosto che questa tipologia di webzine qua, che seguono un certo tipo di rock alternativo attuale, un po' intellettuale, ma che non ha niente a che fare con col metal, insomma, sicuramente. Ma queste sono vive? Rockerilla, Rumore? Sono sì, attualmente... Sì. Mi pare che Follero sia uno degli autori storici di Rockerilla, per citare nomi noti un po' tutti e tre. Su Rumore invece ogni tanto pubblica qualcosa a Cianfanelli, il nostro referente Kiscop. Ho visto uno speciale recente dove c'era un suo articolo, per dirne uno. Quindi poi sì, cioè, i nomi che girano, per quello che vedo io, sono sempre quelli, cioè correggimi Pippo se sbaglio, ma i Della Cioppa, piuttosto che non lo so, sono questi nomi che vedi un po' in quasi tutte le riviste. Dici che gira? Ma no, dico che Barbara Caserta è un altro nome che gira un po' su tante riviste, tra l'altro mi pare che segua tutta la parte pubblicitaria delle pubblicazioni di Classic Rock, Vinyl e Prog in questo momento. Per cui Fabio Loffredo? Può essere che ci sia Loffredo, ripeto, i nomi che vedo mi sembra che più o meno siano quelli, diciamo, che vedo io. Poi mi dipingete come quello che legge l'universo mondo. Leggo un po' di tutto con un po' di regolarità, ma insomma, anch'io non sono onnisciente su quel fronte lì. Però altre io frequento tante edicole, quello sì, e le riviste che si vedono sono sempre queste. Poi delle grandi monografie sui soliti gruppi, c'è la monografia sui Pink Floyd, c'è la monografia su David Bowie, perché sono quelle che tirano sempre, quindi abbastanza ciclicamente ne fa più una. Ma sì, le Zeppelin, ha fatto una recentemente sui New Trolls con la morte di De Scalzi, cioè sono quegli
speciali che in edizione limitata, perché sono sempre in edizione limitata, poi se li ordini sul mail order arrivano tranquillamente, che effettivamente occupano una fetta importante della divisione musica dell'edicola, ecco. Ok. Mi avete fatto fare anche questo viaggio, mi fa piacere vedere questi irriducibili, Fabio Loffredo, Barbara Caserta, che cioè io esistono, quando sono entrato a scrivere a Metashock nel 96 loro già scrivevano da anni e anni, insomma, veramente irriducibili. No, Barbara Caserta è iperattiva anche sui social. Sì, lei è attivissima. Grande Barbara, boh. Fra l'altro ha collaborato con UTK, che saranno passati ormai 15 anni, per carità, però è una che ha fatto parte della famiglia UTK barra Metalit. Collabora anche con Linea Rock, mi pare, uscita ieri o l'altro ieri un'intervista ai The Wolf, perché a me piacciono parecchio, ho visto che li ha intervistati lei, quindi Radio Lombardia, cioè è una che si muove tantissimo, per cui ripeto, quelli capaci e che ben disposti e preparati, qualcosa da fare lo trovano sempre, insomma, in poche parole. Ok. Giuliano, vi saluto in particolare, grazie, che la gloria sia con voi. Grazie a te, Giuliano, di essere stato qui con noi. Intanto approfitto per salutare Giuliano. Tutti gli altri. Che sono grande Giuliano. In diretta qui, grazie. Roberto dice, io non edo su Rockhard, molti anni fa chiesi in edicola Rockhard, l'edicolante mi disse, non è l'età per quella roba. Aveva sentito Hard e pensava, mi avessi chiesto un porno. Carlo, io da quando non ci sono più Metashock e Flash di cartaceo non ho più preso nulla, quindi è una vita che non compri niente. Un sacco. Non so quanti anni. Raffaele, cosa ne pensate della rivista Classics Metal? Io l'ho letta poco, sinceramente. Io ne parlo io, tanto non ho niente da... Io l'ho letta poco, sinceramente. Ho sempre preferito Rockhard, anche perché comunque Rockhard... Per quanto, chiuditi le orecchie, Pippo, per quanto si spacci per una rivista rock, metal e tutto quello che ci va intorno, ha tanti approfondimenti di tutto. Cioè, anche ultimamente ci sono gli approfondimenti sul prog, c'è sempre stata un approfondimento, non mi ricordo come si chiama, sulle reissue dei dischi vintage. Sì. E che quindi si finisce a parlare dei Fleetwood Mac su Rockhard. Ci sono sempre state le recensioni dei libri, e i libri vanno dalle cose da leggere sul VC appunto alla biografia non autorizzata di mettici tu l'artista che vuoi. Adesso fanno anche cinema, TV. Il cinema, TV, le mi sembra di aver visto un'intervista dei proprietari di negozi di dischi o degli illustratori, cioè è comunque, per quanto si propongano come la rivista dei Defender, in realtà è una rivista di ampio respiro, è il motivo per cui l'ho sempre letta volentieri, cioè dal primo numero con i Manowar in copertina, perché era appena uscito Warriors of the World, secondo me era il 2002-2003, in poi l'ho sempre letta volentieri. Ecco. E secondo me c'era forse Cristiano Borchi, che era direttore all'epoca. Non vorrei dire una cavolata, ma... Cristiano all'inizio. Entrato nel numero 3 o 4, mi sembra, dopo i primi due o tre numeri c'era Luca Bosio, che anche con lui ho avuto un rapporto brusco e tormentato, e poi le vendite andarono malissimo e fu rimpiazzato con Cristiano Borchi e di lì, ecco, il resto. Un'altra cosa a favore di Rockhard rispetto ad altre riviste tipo Classic Rock, Prog e Vinyl, anche lì qualcuno mi corregga se sbaglio, ma io ho spesso visto, dato che hanno una controparte straniera, ho trovato delle traduzioni di articoli presenti sulla controparte inglese sulla versione italiana, quindi non è propriamente materiale o originale al 100%. Poi secondo me ultimamente questa cosa qua è venuta meno ed è diventato tutto materiale originale, però mi ricordavo che quando cominciavano a uscire i primi numeri
metà della pubblicazione era dedicato a traduzioni di articoli già pubblicati sulla rivista in inglese. Quindi questa cosa è drasticamente cambiata adesso, scusate, mi rimetto dritto. Adesso è tutto materiale originale. Infatti era da un po', però mi ricordo che queste cose quando le vedevo mi stupivano un po', ecco. Mm-hmm. Adesso effettivamente da un po' che vedo solo materiale originale sulle mm-hmm. riviste italiane, ecco. Sì, sì. Ogni tanto compro anche qualche rivista straniera, sempre per curiosità, perché la trovo in giro, e, insomma, leggermente diverse, sfumature diverse, ma probabilmente pubblico diverso in base al paese in cui ti trovi. Mi ricordo ad esempio il prog inglese dà molto spazio al prog più recente, nel senso dell'evoluzione del post-rock piuttosto che dell'alternative metal, mentre il prog italiano, la rivista italiana, è lì che celebra il 50° anniversario di Foxtrot, il 40° anniversario del disco dei Jethro Tull, cioè è molto più proiettato sul passato di quanto non siano le riviste straniere, che invece cercano almeno di guardare un po' più al futuro. Ma lì forse è una cosa nostra, perché sennò, se non parli di qualcosa di vecchio, le riviste non vendono, e tappati sempre le orecchie, Pippo, le copertine di Rock Hard da qualche anno ormai a questa parte hanno in copertina, diciamo, dei pilastri del genere. È raro vedere delle formazioni nuove in copertina, ma questo sì. Ne parliamo da secoli tra di noi, quindi insomma. Quello per forza. Ma sì, penso, ma a parte tappati le orecchie, tanto non è che è mio il giornale, quindi... No, non voglio che ti offenda, perché so che... No, in realtà anche lì, sulla questione delle copertine, io su molte copertine avrei fatto scelte completamente differenti, ma per fortuna non sono io a scegliere. L'ultimo numero ha in copertina gli In Flames, e ci può stare, però perché magari, sai... è uscito il nuovo disco, cioè, sì, giusto, certo. Però per dire, due numeri fa c'era in copertina John Carpenter, sì, è tutto uno specialone. L'ultimo del 2022 era su John Carpenter, sì. Anche lì non proprio di primissimo pelo come no, e peraltro sì. Magari non acchiappa molto il lettore contemporaneo, il che ti dà anche l'idea anche un po' del target, secondo me, a cui vanno, a cui vogliono andare a pescare. Sì, sì, sono d'accordo. Che siamo noi il target, poi, fondamentalmente. Esatto, più o meno. Gli anziani. Noi tre, proprio. Noi tre. Fabrizio Tama, tra l'altro Mr. Folk, ci sarà un bellissimo festival nei mesi prossimi a Roma, a cui non vorrò mancare. Avrete più news poi per quanto ci riguarda. Onore a te, grazie, a chi scrive quel che pensa del disco, anche se sponsorizzato dall'etichetta tra pubblicità, fisici e pass. Grazie, estendo tutto a Metalit, perché chiunque di noi ha sempre scritto quello che pensava in pienissima libertà. Sì, magari qualche volta non ci ha giovato a livello delle grazie, diciamo così, delle persone, però va bene uguale. Grazie anche a Giuliano per quello che ha scritto sul passato, e soprattutto mi fa piacere ricordare, l'abbiamo fatto nella diretta di due giorni fa di Vincenzo Barone, abbiamo parlato appunto di questo lutto del 25 dicembre, a Natale mi sono svegliato con questa notizia molto brutta, e Klaus Byron ovviamente, che ci ha lasciato, che sarà un paio d'anni fa più o meno, anche lui ci ha lasciato giovane, manco 60 anni, Klaus Byron di Flash, per quei pochi, perché anche qui mi sa che l'età è abbastanza alta, tra chi ci sta seguendo, che ovviamente era il caporedattore di Flash. Livio, in edicola c'è solo Rock Hard, poi ci sono Rumore, Prog, Buscadero, Rockerilla, ma di metal c'è solo Rock Hard, alla fine. Tipo Roberto Buscadero Mauri. Non lo conosco, non l'ho proprio mai visto. Mai però visto. Ragazzi, vi devo dire... non lo conosco comunque Buscadero. Mo ce lo dice. Però dico... devo ammettere, per averlo sotto mano, che di metal ce n'è veramente un sacco comunque dentro Rock Hard. Ci sono tutte le rubriche che dici tu, ma c'è veramente una svagonata di recensioni, di interviste. Adesso ho visto questa interessante invenzione delle recensioni Flash, quindi in una manciata 500 caratteri. 500? 500 caratteri.
Ok, sì. Ci sono quattro SMS. Spazi inclusi. La recensione standard è 1200. Fai una prova, è tre quarti di foglio di Word. Quelle che scriviamo... Tu sei uno abbastanza short nelle recensioni, sì, come me. Non sei uno di quelli... Il Grazie invece è uno di quelli che scrive i papiri. noi, per noi è più o meno... La nostra media di lunghezza più o meno, poi ci sono varie lunghezze a seconda del disco, alcuni dischi hanno uno spazio particolare, oppure tu reputi che il disco valga più di 1200 caratteri, allora lo proponi al caporedattore, che e c'è una sezione Dynamite, non so se l'hai vista, sì, dove che ci è sono quella, i dischi che col voto da alto perdere, con la singola recensione. Con la singola recensione, poi ci sono le recensioni, quelle a tre alla volta. Sì, quindi... che sono soundcheck, quelle si fanno in tre, che sono più o meno come quando noi facciamo le recensioni. Le doppie, le triple, no? Le doppie, certo. Sì. Per me scrivere le recensioni ai tempi di Metal Shock era un dramma, perché perdevo più tempo a sforbiciare. Dopo che l'avevo scritta, mi accorgevo che era venuta lunga 3-4 volte lunga di quello che dovevo fare. E quindi iniziavo a togliere pezzi e poi ero, dicevo, cazzo, sono ancora lungo, poi, ancora meno. Quindi ci mettevo tipo 2 ore. Poi dopo che hai tagliato tutto, ti accorgi che l'italiano fa schifo. Esatto, che pari è sistemata tutta, che non tornano più le consecuzio tempo. Sì. Roberto tira in ballo, mamma mia che hai tirato fuori, Power Zone, che trattava solo classe Power, ma aveva uscite irregolari. E Fabrizio ribatte, per forza, faceva schifo le interviste alle cover band, manco me lo ricordo sinceramente. Grindzone e Ritual, vi ricordate? Grindzone, abbiamo il nostro Kalima che è stato per non so quanti mila anni il caporedattore di Grindzone. Tra l'altro, Ritual cos'era, una costola di Psycho o no? Ma come lo ricordo, se era una costola o perché faceva tutta roba che a me non interessava a livello di sonorità. Cosa c'era Ritual? C'era Doom? Got, EBM, roba così mi sembra. Adesso ce lo diranno chi magari la comprava. Thunder, ve la ricordate? Sì, anche le pubblicità per radio mi ricordo passavano. Costava un botto, ma aveva un CD allegato con B-Sides, gruppi indipendenti. Tra l'altro credo che anche Vincenzo Barone ci abbia collaborato su Thunder dopo la morte di HM, mi sembra. Io ho tutti i quattro numeri di Power Zone, alla fine solo quattro. Sì, Power Zone, dice Fabrizio, era solo Power e Proc Power, però li prendevo sempre perché era comunque cultura da farsi, anche se dopo un po' mi stufavo a leggere sempre le stesse cose, è durata poco, tipo 4-5 uscite, e Giuliano ci ha confermato che sono quattro, massa che memoria, quattro uscite che avete. HM, Metal Hammer, HM, virgola, Metal Hammer con Pera, Metal Maniac con Sandro Buti, Psycho del Faz, Flash di Klaus e Stefano Giusti, Metal Shock di Borchi e Grazie, Rock Hard con Buti, Raffaldini, questi sono i difensori della fede. Defender of the Fate, abbiamo fatto il disco dei Judas Priest. Hard Rock è durato pochissimo, quello col titolo al contrario che è stato regalato al buon Gab dal padre, penso due o tre numeri. Di monografia ne ho presa una sui Deep Purple che è aggiornata all'ultimo studio album, un buon modo per ripassare alcune cose e scoprirne di nuove. Bello poi dice... Sì. Power Zone era fantastica. Poi dice, parlando di programmi radiofonici, vi ricordate i minici Prade Rock, Sony Ultrasoni, Stereo Notte? Ahimè sì, me le ricordo piuttosto bene. Io alla radio non ci conosciamo proprio. No, tu la radio no, io invece la radio è sempre piaciuta. Giuliano, fanculo, San Scemo, ora un anno prima di addormentarmi mi ascolti Cannibal Corpse che mi concede il sonno. Ma quello anche io, il death metal, mi fa addormentare. Una melatonina, proprio. Delicatissimo. Steve, ho tutti e sei i numeri. Di cosa, però? Adesso mi è sfuggito, chissà di cosa. Ho tutti e sei i numeri. Forse Hard Rock era bimestrale, ecco, sei numeri in un anno e dopo non si riesce a sapere ancora. E poi dice, ho perso tutti e sei i numeri, ma quest'anno la Stone Music non ha dato notizie precise. Ok, voglio recuperare ormai tutti i messaggi.
di programmi radio che trattano metal, invece ce ne sono ancora diversi, ad esempio il Buon Garavelli è una vita che ne fa, poi ci sto io il lunedì su Metallo Pensante, mi raccomando Carlo. Giuliano dalle 14 alle 15. Dalle 14 alle 15, è proprio un orario che mi dà un fastidio, dalle 14, poi in diretta, quindi non è che lo puoi cambiare, però mi dà un fastidio quello dalle 14 alle 15, però va bene. Salutiamo Giuliano, poi andiamo anche noi verso la chiusura, stiamo sì. Alle due ore di diretta, a mezzanotte, viva Dissection e Boltrover, il conte a tutti voi, notte Boltrover è uno dei pochi gruppi del genere che mi piacciono un sacco. Bene. Damiano, vabbè, ma pure su Metal Shock, il grazie recensiva videogiochi. Ah, Damiano, ti sei ricordato una cosa che non mi ricordo manco io. Cioè, mi dovessi dire cosa ho recensito su Metal Shock, non mi ricordo niente a livello di videogiochi. Qualche Doom. Cioè, ma... non mi ricordo, l'unica cosa che veramente mi ricordo è Dungeon Keeper, perché ho ancora la confezione originale e ancora ci gioco, cioè questo sta qui per giocare a Dungeon Keeper, praticamente lo accendo solo per quello, e il resto proprio mi ricordo. Un uomo proiettato nel futuro proprio. Ma forse perché a quel tempo ero l'unico che avevo un computer un po' bombarolo, quindi... io ce l'ho il numero uno di Rockhard con meno in copertina, mamma mia, come grande, anch'io, mamma mia, come fate a ricordarvi queste cose. Mattia dice ma sbaglio, Classics tutti, lo vendono solo online. Avevo letto di questa cosa che non si trova in edicola, ma uno lo doveva gli arrivava a casa praticamente. Sì, esatto, probabilmente ha ragione Mattia, avevo letto sta cosa, effettivamente. Io l'ultima volta che l'ho visto in edicola era mesi fa, quindi non saprei dire, sinceramente. Ok. L'ultimo Rockhard l'ho comprato a gennaio-febbraio 2015 con Blind Guardian in copertina. E poi Giuliano, ma non c'era Sbranf. Ecco, infatti, devo fare un plauso a Sbranf perché ha il coraggio di stroncare, cosa che quasi nessuno fa più. Grazie. Me ne assumo le inevitabili conseguenze di ogni volta che stronco, però... È una questione di onestà intellettuale, ragazzi. I soldi poi li dovete spendere voi. Mi spiace sentirmi dire, ma ha detto che... Poi, ok, le interviste... mi correggo perché avevo capito che le interviste alle cover band le facesse Powerzone. Io non lo sapevo, perché non ho mai comprato Powerzone, non ho mai comprato nemmeno Hard Rock, infatti si riferiva proprio a lui. No, lo schifo per l'intervista alle cover band era riferito a Hard Rock, ma veramente faceva un'intervista alle cover band... fammi due esempi perché sembra molto strano. Io ricordo zero di quella rivista, manco io. Giuliano, i Rhapsody devono il loro successo a Grazie che li mise come disco del mese bei tempi, cioè no, il loro successo, il buon successo del primo disco, effettivamente quando Metal Shock, non io, quando Metal Shock metteva come top album un disco, solitamente l'etichetta che lanciava quel disco era molto contenta perché avevano poi un certo riscontro nelle vendite immediatamente successive all'uscita di Metal Shock in edicola. E poi insomma, non è che io l'ho comprato per quel motivo lì. Questo mi fa piacere. Quindi io ho comprato un disco, io ho cominciato ad ascoltare i Rhapsody perché ero in vacanza al mare, secondo me in Sardegna con i miei, e in una cesta di dischi dentro un centro commerciale c'era un CD di Symphony of Enchanted Lands completamente sfasciato. Mi aveva incuriosito sta cosa, è arrivato a casa, che io già avevo internet, ho cominciato ad approfondire e lì mi sono appassionato, però la mia passione per i Rhapsody è partita da quel disco sfasciato dentro il supermercato in Sardegna. Pensa a te. Oh, è arrivato il nostro vecchio, il nostro Sergino Ravetti, eccolo qua, eccolo l'ermo. Ecco, era una costola di Zagala, mi ricordavo bene. Adesso ovviamente andiamo a chiudere, mi mancano 4-5 commenti, ci siamo. Ho ancora i CD allegati di Thunder, ovviamente non si butta niente. E io quelli di Rockhard. Io ho tutti i CD allegati di Rockhard. Certo. E fra l'altro mi sembra, vorrei dire una sciocchezza, che al tempo in cui Rockhard decise di non darli più, non metterli più, credo che io ero nella redazione, il tutto perché ormai internet si era diffuso in maniera... ce l'avano tutti, quindi dice, ormai che ce famo con i CD che la gente se li... scarica barra ascolta comodamente sul computer, e qui al tempo non ancora i cellulari, ma il computer sì.
Sì, Livio ci dice che Classics ora lo vendono solo online, ok, quindi è un altro che lascia le edicole per, immagino, costi, distribuzioni, cavoli vai. Io ho praticamente tutto il cartaceo metal italiano, se penso a quanti soldi ho speso in riviste e CD mi viene male, però ricomprerei tutto. Bravo Giuliano, la cultura è cultura. Io mollo che domattina la sveglia alle 4:30, dice Carlo, notte a tutti, stiamo mollando tutti quanti, presi i primi due CD dei Rhapsody, grazie Giuliano, Carlo, tutti quanti che stanno seguendo ancora, presi i primi due CD dei Rhapsody dal Mail Order Negative, pre-emo, dopo la recensione su Metal Shock, grazie Fabrizio. Parlavamo proprio l'altro ieri dei buchi delle cassette, pre-emo. Ti ricordi? Come scusa? Ah, del buco. Dei buchi nelle cassette, ti ricordi? Ma solo io compravo su Carnaby Street. Mai comprato lì. Io negative, compravo su Negative, Sweet Music, Top Ten e i negozi fisici di Roma, i vari Revolver, discoteca laziale, anche, come si chiama, Disfunzioni Musicali e bla 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 bla. E poi chiudo con Livio, che forse mi azzardo a dire che si ricorda male, perché il primo disco di Rhapsody, Legendary Tales, l'ho comprato quel 120 su 100 della recensione di Metal Shock, credo che sia Flash. Livio, tu hai una memoria storica molto più alta della mia, ma vediamo, hai mai fatto un acquisto migliore? Disco supremo ancora oggi, sul valore sono d'accordo. E Damiano dice, anche io ho CD di Thunder, ma mi sfido ad avere il CD-ROM di Psycho contenente il video di The Ancient Forest of Elves di Turilli, dove la luna esplode. Io manco me lo ricordo. Forse però ce l'ho sul singolo. C'era sul singolo. Aspettate che lo state qua, aspettate un secondo. Chi si muove, dai. Carnaby Street Negative, che ricordi, dice Luca, quindi Luca si ricorda di Carnaby Street. Uscirà mai una rivista in italiano sul death metal, stile Terrorizer? Mattia, non uscirà più niente. Ma figurati poi sul death metal, cioè, ma per vendere 5 copie proprio no. Qualche fanzine, se mi dici, uscirà mai una fanzine, sì, ma una rivista ormai c'ha dei costi che non è proprio sostenibile. Tornato Gab, vediamo che cosa si porta come regalo. No, ero convinto che ci fosse il video, ma non c'è il video, è il singolo questo. Si vede il grande singolo di Turilli. Sì, sì, si vede, si vede. Però aspetta, guarda, ti faccio rivedere, convinto. Vai. Ero convinto ci fosse il video. Più in qua. Ecco, perfetto. Ero convinto ci fosse il video, però non c'è il video. C'è. È l'indimenticato Olaf Eyer. Olaf Eyer. Ah, che meraviglia. No, ero convinto ci fosse il video. Basta, niente. Va bene, Cacchio, hai ragione, era Flash, per una volta, per una volta, Metal Shock non recensiva a centesimi, appunti su 5 esattamente, prima 5 teschietti, 5 pallini e bla bla bla. Va bene ragazzuoli, 2:05 anche questa sera ci siamo sbizzarriti, prima di salutare tutti voglio ringraziare Pippo che per la seconda volta ci ha fatto il grande piacere di essere qui con noi dopo la diretta su Twitch, più a casa su Facebook, diciamo così, grazie Pippo. Grazie a te, grazie a voi a tutti. Grazie a Gab che temeva tanto sta diretta, dice mamma mia che devo dire, invece guarda qua quanto abbiamo... Due parole sui tastieristi potevate farmele dire però. Cioè, c'era ragione. No. Grazie, grazie. Va bene, grazie a te, è stato veramente bello anche stasera. Ragazzi, domani sera chiudiamo alla grande proprio in tutta festa, quinta diretta consecutiva. Domani torniamo a casa madre, domani torniamo su YouTube, ci vediamo sempre alle ore 22, date un'occhiata, vedo che sta andando alla grande, pure le visualizzazioni stanno aumentando, questo mi fa molto piacere in generale, e oltre al fatto che veramente il feedback è sempre di qualità, gente competente, esperta, che ottima conoscenza, quindi tutto bello, e devo dire anche l'ultimo video di oggi uscito alle 18:30, dedicato a Forgone degli In Flames. Siamo d'accordo, non siamo d'accordo, è un capolavoro, fa schifo, è un cesso, non hai capito niente degli influencer degli ultimi 20 anni, va tutto bene, mi fa piacere che ci sia tutto questo feedback. Grazie a voi, grazie a Roberto, a Livio, a Sergio, a Steve, a Carlo, a tutti coloro che ci hanno seguito dalle ore 22 fino a mezzanotte passata, a domani sul tubo, grazie a Livio, grazie a Roberto, veramente a tutti quanti, un abbraccio, che la gloria sia sempre con voi, alla prossima, stay metal forever. Rock and roll.